Che buongiorno sì, un po' non hai dormito? dormito un Ti po' fatto l'amore? <ride> privacy, <ride> privacy. <ride> privacy. <ride> Vabbè. buongiorno Francesco come fai quando tu non dormi? come stai? no ma delle volte bel perché bel libro perché ieri per esempio Beh, ho cenato tardi perché ho fatto la trasmissione ieri sera Mi quindi, quindi finisce alle 10 e mezza sono tornato a casa perché che fame. parlavate? Una... ieri il comune di terra maggioranza e minoranza le polemiche la neve il capodanno oh, di tutto di tutto il più ghiaccio 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 bollente. Sono Dallara, 1959. Sì? Eh. Gli ossimori prima, andavano a prima, prima del coso. Di sì. che? Prima degli anni 60 addirittura, per i Ma Ghiaccio bollente è prima di quella famosa di Dallara? come dall prima, sì. No, quell'altra. Come prima la più famosa, eh. E dai, quell'altra dove strillava, non è come prima come uh, prima più di prima, prima. Eh, sì quella è. Eh, beh. Oh, è quella il, è la più famosa la eh. dai eh, vabbè no, eh. no, su questo sei imbattibile poi vendo anche un festival di Sanremo con? Romantica Romantica volevo dire eh, tu eh, sei Roma eh, è più famosa 1960 quella, scritta, sono da, scritta da Renato Rascher nelle prefezioni di Ruscher purtroppo è molto lenta tradizionale la, lui no. urlatore la canta così e porta quel brano alla vittoria sconfiggendo ah, chi Colui che aveva vinto due Festival di Sanremo consecutivi, Mimbo. Domenico Moduni, nel 1958 con il Bodipindoli Blu, Blu e nel 1959 con Piove. Ah, sì. Voleva vincere la terza volta Piove con Piove sarebbe Ciao Ciao Bambina. Pensava di vincere la terza volta con Libero, Libero. E invece, come era occupato, vinse eh, <ride> Rushel con Romantica. Toc, toc, toc. toc. Asuriani, dico a <ride> di te. Toc, toc. <ride> allora, buongiorno a tutti. Eh, Come era Vabbè, Era ah, notte ancora, vero? No, ma esagerato. Era sereno? Era sereno? Sì, bella, sì, giornata. Sì, bella giornata. Ma oggi anche le temperature oggi. credo sono abbastanza... abbastanza alzate. Ha fatto ah, eh, infatti, Siamo bene, infatti. pure qua quindi vuol dire. Eh. 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 Allora, facciamo così: vogliamo vedere le previsioni del tempo? Già che sia... Tant... facciamo sempre così, no? No, Tu lo dici sempre col tono della novità. Vabbè, vabbè. In... vabbè comunque, previsioni del tempo: intanto dobbiamo salutare Giancarlo. Che Ciao, Giancarlo. Sì, Giancarlo. Previsioni del tempo e poi, e poi il Santo Dio. Santo del giorno, famoso. <ride> intanto le previsioni. Previsioni in Abruzzo. Al mattino nuvoloso sulle aree litorane e montane, nuvoloso sulle aree collinari. Nel pomeriggio moderatamente nuvoloso sui settori appenninici, moderatamente nuvoloso sui settori costieri. Tra sera e notte poco nuvoloso sui settori interni e sui rilievi. Sereno sui settori marittimi. Temperature in sensibile aumento, massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 15 e 18 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli in meridionali, mari calmi. In provincia di Teramo al mattino. Molto nuvoloso su gran parte del territorio. Nel pomeriggio nuvoloso sulle zone appenniniche, variabile sulle zone costiere. Tra sera e notte poco nuvoloso. Temperatura insensibile aumento. Massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 16 e 18 gradi sulle coste. Venti deboli meridionali, mari calmi. Eccoci. Allora, andiamo, Santo il Santo. giorno. Santo Aldo, Sant'Aldo Sant come è scritto farlo. qui. E quindi noi possiamo fare gli auguri ad Aldo. Ad Aldo, ad Aldo, ad Aldo, Aldo di Francesco. No. Allora, Aldo Eremita, il titolo è Eremita. Come pare, Vabbè, eh? Vabbè, no, non questa, puoi no, Questo no. attualizzarlo. Il nostro no. Vediamo. Lo paragono allora Aldo di Francesco. Vai. Vediamo i punti in comune. Dai, Dai la bella stai fatto così. <ride> <E> che <ride> pensi tu? Dai, penso allora. che... E la eh? la Beh. No, qua no. No, 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 no. No, no. Beh, no? La figura di Sant'Aldo è ancora in attesa di una chiara ricostruzione, fece, c'è quel problema che bisogna chiarire, no? Vai. Infatti, oltre alla memoria del nome, ci sono giunte solo scarse notizie che lo riguardano. Di che periodo è questo? È eh, evidentemente molto eh, si guarda. Probabilmente guarda un po'. Probabilmente visto intorno all'VIII secolo. Di sicuro si conosce il suo luogo di sepoltura, prima mm. nella cappella stava di San Colombano e ora nella basilica di San Michele a Pavia, credo che sia più comodo qua, no? Beh, la cappella è un po' più stretta, eh, ma è, bene, certo, no? certo. Eh, è la basilica. Il suo nome non è riportato però nel calendario della Chiesa Cattolica e nemmeno nel martirologio romano. Lo si trova nella geografia redatta dai gesuiti belgi detti bellandi, bollandissima oh quella oh redatta bollandissima, nel XVII ehm. secolo e nel martirologio dell'ordine Benedettino che si dovta a fare l'elenco dei martiri ci cioè, due, capito? due uno degli... famoso quello romano, eh. e poi ne fecero un altro benedì in concorrenza il martirologio dell'ordine ah, ehm. la tradizione lo vuole carbonaio, non mi pare proprio mm. edilice era prima, no? beh no, carbonaio vabbè, è carbonaio per fare eh, il carbone eh, per, quindi per scaldarsi eh, eh. un'attività che poco si concilia con il concetto di Eremite nei giorni nostri, è vero beh, beh ma essa se lo faceva lo doveva vendere, quindi non, non era e poi insomma Eremite con qualche disagio, quello col carbone stava <ride> bello <ride> al caldo bello. Ma essa ben si sposa con la tradizione dei monaci irlandesi di San Colombano, dove visse una vita monastica. vabbè, La presenza del suo nome nel martirologio benedettino ne fa presupporre il suo legame con il monastero benedettino di Bobbio, fondato da San Colombano nel 614. Finito. Beh, è finito, questo eh l'ha detto eh, in attesa di una chiara ricostruzione. Bene, beh, è morto Aguri, auguri, è morto martire, mondo. però, è, è restato. Essere... Ah, perché nel martello. Il benedettino, cioè quello l'hanno trovata in Auguri <ride> a tutti quelli che si auguri, chiamano Aldo, auguri. Alduccio, Aldino. E allora, vogliamo, vogliamo vedere le prime pagine e poi vediamo. Ci si fermiamo siamo, per la pubblicità sì. Guarda un po', qui c'è. Non è il, non il mio giornale, vabbè no. però c'è quello. Vabbè. Andiamo. Prima pagina del Messaggero d'Abruzzo, l'apertura, Francesco. la vera che era il Pescara. Terre d'oro, le rivelazioni degli autisti. ah la no, mai portati. Scavi? Ma hai portato scavi? Sì, terreno di scavo. alla i resti Alla deco. Andavamo vicino al fiume. Bene. Eh, bravo. Per un po' <ride> peggio. <ride> di primio solidarietà intorno a me, pronto un passo indietro, sì, se lo, lo okay, chiedi sì. c'è sì. Andoretto. Di qua è, è candidato. Ingallato. Sì, sì. Eh, è è ricandidato, ricandidato e quindi... È bella, non è. è? Bella, non è? Questo sirurone alla vigilia delle elezioni. È vero? Sì, 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 non hai sbagliato nulla. No, no, no. No, oh, perché l'ho seguito. Vuoi sapere la neve azzurra. Neve azzurra. Ro Razzi. Razzi critico. Qui ci sono troppi assenti. Ci no. sono assenti come ci sono? Vediamo se c'è un sommario. No, Lui, so faccio leggere pure il sommario. Eh? C'è anche la foto. Chiodi ci sta parlando. Dobbiamo tornare al governo. Ora si parla di Islam e sicurezza. Beh, Vabbè, dopo quello, quello che è successo, successo ovviamente... Voglio. Chiodi. Vogliono eh. andare al governo, cioè, governo. Calcio di serie B. Murru. Murru credo che sia di origine del Trentino, certo. eh. Murro e Crimi, due idee per il Delfino che verrà, ah, quindi si pensa già al futuro, al mercato, è perché non giocano, non <coughs> giocano, no, nemmeno domani, mm. è fatto fa? Natale Epifania, là il Capodanno, Pogoletti, e Pogoletti. Vabbè. Berlusconi no, Biarnason, right. no. sempre più vicino all'Empoli, per il Terzino e in ballo anche il ritorno di Rossi. Capuano potrebbe seguire Dell'Icardi al Catania. Al Catania, Va bene. Beh, vediamo di qua invece perché Catania oggi c'è... che gioca a Lanciano. Grande, ah, sei informato. Uè, oggi, oggi che c'è? Pisa. Dopo la prima... Dopo la, la partita con la prima in classifica, adesso c'è con la terza, Con la terza, quindi seconda contro terza. Poteva fare meglio, ma si è fatta sconfiggere in casa una zella al Forlì Pisa. Bravo. Con disinvoltura, cioè, non l'ha fatta apposta. No, per il Sì, quando tu prendi quelle partite, tiro forliamo eh, a Forlì, la passeggiata di il Ti nervosisci, li le miscili, io niente. No. Oh, a, a, eh. a proposito, sì, leggi Teramo Pisa, poi c'è un ricordo di Teramo Pisa che ricorderai anche tu. Vai. Beh, non vedo devo leggere. Calcio le Capro. Teramo Pisa E Gubbio L'Aquila, anticipa al calore bianco. bianco. Oggi è le 2 e mezza. Sì, 14.30. Tutti sono orari strani, 30. finalmente sì. un orario destro. Di, oh, no, di, di più una volta. 14.30. Poi giorno e notte. Notte, notte... Barocca da Avezzano per ricordare i eh, bene, Vabbè, andremo a vedere se tua. ci Ma stanno... la no, roba tua è che tu sei il Poggio Picelli. Sì, 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 però la Marsi è tutt'altra zona. Volevo dire che Teramo Pisa, te lo ricorderai anche tu, in un famoso Teramo Pisa era un ragazzino e c'era Chiodi nel Teramo. Quindi no. la coppia Chiodi Pulitei. presidente. No, no, chiodi il centravanti? <ride> ah, giusto, tu devi Ma fare. Me lo, ricordo, la battuta già. me lo ricordo credo che fosse Teramo Pisa, perché lui saltò con Fiantini. Ehm, sì, no gonfia, eh, Sì, il ah, libero vecchio del Pisa, del Pisa, bravo, che aveva giocato in Serie A, e poi fece quel gol splendido all'incrocio saltando il portiere. Eh. Da, da molto lontano. Fu un gol. Insomma, venne giù proprio niente, lo stato. Non te lo ricordi un po' il... anche perché era l'anno di che Teramo verrà. Giulianova tutte e due in, eh. in serie C. Eh. Però eh, non curretto troppo, no, come noi? Beh, si esagera. Quindi è un bel ricordo legato a un tema. Ricordare ricordo. una persona che non c'è più Stefano Chiodi, che esatto. purtroppo è morto prematuramente. L'Aquina, studentessa stuprata, condanna definitiva per Sì, Tuccia. In Cassazione. In Cassazione, ritocca la pena stabilita in appello 7 anni e 8 mesi. Sì, qualche mese, ha tolto, credo 4 mesi, però adesso dovrà andare in carcere perché ne ha, ne ha scontati circa tre i domiciliari. Duccia sì. visto, visto, è stato seguito. Carcere. Oh, la grandi rischi, il procuratore generale dice, Bertolaso, valuterò dopo le motivazioni. Ah, perché ci puoi rientrare? Se processarlo o meno, sì. Aggressioni in comune, Pescara ah, si Ah, scusa, blinda. eccolo qui. Oh, come e si blinda? E brinda? poi, come si blinda? Sì, Giro no? di vite. Giornali come hanno fatto, siccome le aggressioni erano sempre nell'ufficio della casa. Ah, me l'hai detto i nomadi, so. la storia. Gli anzaccate, bella anzaccata l'idea, <ride> dentro <ride> la sede degli vigili urbani. Aspetta, chi è? L'ufficio ah, casa. l'ufficio casa. Eh. L'ufficio casa rubia, dentro, ah, perché va, almeno eh, un vigile sta sempre. Eh, eh quindi eh. tutto il corpo ci sta. Sì. L'unico ufficio che sta blindato dentro al comando dei vigili. E come stanno? È ancora bene, ci vuole assalto. Allora, eh, a Chieti invece? De Meis, la nuova De Meis. Cioè la rinascita della biblioteca De Meis nell'ex ospedale militare. Va siamo bene. quasi. Credo abbiamo letto so. tutto sul messaggero. Sì, allora, sì. Oh, vogliamo andare a un altro sì. quotidiano? Un altro quotidiano. Andiamo a vedere un altro quotidiano. Ci Andiamo stanno. al centro, eccolo qui. Oh, questo aveva letto prima di Dalmazio prima pagina. colpo a sì. Brucchi, sì. è una notizia. Perché i consiglieri, della civica. Vabbè, della, civica. I consiglieri sì. della civica chiedono una svolta al sindaco. Sì. Eh sì, non ci dice una di serie più. di punti, ma lo potremmo stringere qua nel titolo, sì, e vedremo sì, che sì. cos'è. Sì. lo sai già? Beh, sì, anche ieri in trasmissione Sessione abbiamo ieri. parlato. Poi. No, ieri proprio. Hanno fatto un comunicato i. I consiglieri e l'assessore che fa riferimento alla lista Oggi di conti un chiedendo una svolta: eh? più incisività, più contegno. Eh? Cioè, c'è pace tra i banchi tra invece i banchi. che tra gli ulivi. Oh, il giudice blocca il tesoretto del finto cieco perché noi avevamo scritto, abbiamo letto anche, sì. che lo rivuole, lo rivuole i soldi Pare che gli sono sì. stati confiscati. E il giudice blocca. Ma il giudice blocca. Poi questa triste notizia, eh, sì. addio alla moglie di Marconi, lui non può salutarla perché è ancora in ospedale. Ricoverato. Sì. Bene, è stato operato, da, è da, stato da operato dal dottor da Lucantoni. l'ultima volta, sì. una cosa lombare, una vertebra lombare. È vero. Ah. Poi gli altri titoli... La fratellangioli... Arcangeli è, è, è palla per il no, però, a tortoreto. No, a Perché a no. no, c'è no. <ride> un nuovo a tortoreto. Dove però Nestore. non è stato risolto ancora il problema delle ruote. Ti sì. ricordi? Ci il fu bus questo si problema... questo piccolo problema. Eh. Si ritrovò senza, eh. ruote senza, ruote senza ruote. E non si è, ma non è stato mai fatta luce se sia uh -huh. stato un incidente o un attentato, tra virgolette. Uh -huh. eh. Non lo sapremo. Però non lo sappiamo. Allora, poi... Senti, questo, senti l'adri Bongo gustai, leggi leggi il sub rubato, c'era un maiale appena ucciso, quindi non solo aveva rubato il sub, ma il maiale <ride> quindi buon gustai? C'è la spalla c'è la spalla. Eh, calcio le caprole. Eravamo sfida di prestigio contro il Pisa oggi alle 14.30. Poi eh, la notizia internazionale terrore Parigi. senza fine eh, a Parigi 19 morti, perché ce ne sono stati 8. altri ieri. E poi Valentina e quel petalo strappato via. E il buongiorno, Abruzzo. Di Giuliano Di Tanna questa mattina, allora queste, questi titoli del centro. Adesso andiamo a vedere invece i titoli. Ci manca la città, giusto? Sì, della città, eccola qua, vai Francesco. Timidi, Timidi. Timidi. segnali di ripresa nel 2015. 2015. l'economista Mauro. Tino un, Mauro è un altro che fa tutto. Beh, Mauro, sì. ogni sì. volta che tu devi fare una cosa, ci sta sempre. È, Mauro. è vero, è e, vero, quindi tre ne sono. in tutte le province. Sora le banche. l'anatomo patologo Sarra <ride> sì. e Mauro. È vero? Questi sono questi i, i tre proprio dice c'era Mauro Dei loro settori, dei loro settori. tutti sì. questi. Sì, sì, Essagero, sono d'accordo. tutti Tempo. Sì, sì. Tutti Mauro. Pino Mauro di eh, tira le E tra l'altro? Si pre, cioè, non è che dici no, eh, ogni volta ti L'economista mai, il problema è la disoccupazione. Che noi non, non ci avevamo pensato molto. Vabbè, ma verità, tu vabbè. Sei un economista? Tu no. sei un maestro della comunicazione. Ah, è vero, eh. questo invece è dell'economia. Dell'economia. Professore? Eh. Eh, guardiamo. Comunque, sì. il problema è la disoccupazione. Guardiamo alle marche sull'export. Va bene. Vabbè, magari il primo l'avresti potuto azzeccare tu, sì. ma Guardiamo alle marche sull'export, no? Ah! Oh. Eh. Poi. Giuliano, tu, tu, Giuliano ci vai, vai un po'? tu ci vai, Giuliano. Ci vado sì. Piazza d'Almazia, tutta nuova, è ciclopedonale attraverso il porto. Cioè la, la pedonale da sud passerà nel porto. Mm. E poi ritorna... Eh, ritorna. Aspetta, aspetta, questo me lo devo capire. La pedonale da sud... Passa nel porto. Vabbè, io sempre quella faccio lo stesso. Ma no, la, ciclo, la, la ciclopedonale, vera. Ah, proprio... Eh, sì. Autorizzata. Quindi sì. era fuori legge. Sì, fuori, Tu là passavi con la bicicletta, nel porto. Beh, anzi. Ma sì, ci va con la Vespa, addirittura. <ride> no, questo... Eh, lo so. <ride> Io quando faccio il giro in bicicletta è talmente bello. Piano, piano, piano. E dove la mettono la pedonale? Dentro il porto? Dentro il porto. Vabbè, sulla banchina di riva. No, proprio vicino qua. Cioè, ah. Vicino, vicino le alla Lega Navale. Sono fatte allora. le operazioni, di, ce ne stanno poche in realtà. Comunque, vabbè. va bene. Va bene. Sei contento? Sì. E soprattutto tolgono... In piazza Dalmato quella cosa di erba finta. Ah sai, sì, eh, sì il partitraffico. E' una cosa molto bella, la tolgono, ne sì, rifanno un'altra. Bene, giusto. E così tu puoi passeggiare tra tranquillamente, queste, senza ostacoli. Le calde giornate estive. estive. Allora, prima la maggioranza politica, la lista civica fa le bizze, il sindaco ricorda a tutti, prima la maggioranza. Perché poi al mattino c'è stato il comunicato della lista civica al centro per Teramo che è di maggioranza e che strigliava in qualche modo la a Brucchi a fare più cose, a, insomma, eh, a non sprecare tempo, a più contegno e poi c'è stata la replica di Brucchi in serata con un comunicato. Poi Però sotto c'è un'altra cosa, Vai. aperta la breccia sul conflitto di interessi, Sì. Teramo, il sindaco, la moglie, la Team, l'opposizione gongola, poi approfondiremo, e poi lo vedremo a pagina eh, 9, che noi siamo particolarmente interessati a queste notizie, non ah, della moglie, la tea te 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 è stata venire, la tema che lavori eh, bene a Giuliano. Ma, ma quando cominci? Ad aprile, prima aprile. Speriamo che non è uno yeah. scherzo. Yeah. Come è, com è prima aprile? Ma eh, cominci il, il 2 la data, no? Perché poi cominciano a fare qualcosa prima sono spiaggiato. Quindi Vabbè, si poteva fare il 31 marzo, sappiate che noi siamo là tutte le mattine. Non è come qua, però è una cosa più moderata. È vero? più no La tema in effetti è stata invece al centro delle polemiche anche perché il primo non ha raccolto i rifiuti per l'anno pericoloso sì, è vero però eh. qual è la notizia che la raccoglieva cioè Giulianova Nova la rieco i giorni sì è di... vero, eh, vabbè, vabbè. Allora, eh. è vero. Eh, beh allora ah. ho sentito un suono eh, e eh, forse ti è arrivato un messaggio va bene adesso lascia stare sì ma è <ride> allora posso leggere tu ma leggi nel senso che di dominio cioè di ah sì secondo. ho letto sì è vero, allora, è no, vero. È vero, è, Vabbè, è diciamo. un è vero no. allora Teramo Pisa. Oggi un altro esame da alta classifica. Sì. poi c'è Frate Arcangeli che fa notizie comunque la giro. Questo Teramo va forte comunque. Sì, bene, okay. bene. bene. Sto Sto la fanno fanno Ascoli. Ascoli. Beh. Ascoli ha sofferto, però alla fine il punto ha ricordato. Poi ci Peres Perez. Ma guarda il secondo tempo. Poi sono quelle partite sì, che se rimani in 11 la tua farella la puoi anche fare, Peres anche se l'asco avrebbe meritato. All'inizio, Perez ha sbagliato tre gol. E venne Giuliano, aveva un anno. Perez. Perez. con mi piacque perché se bagnavo lì con Perez? Prato. Attaccato, no. no. Patrizia. La canzone. No. Perez attaccato, però vabbè. Sì. Fare parte. Eh, lo so, però vede però la porta, non vede la porta. Allora, allora yeah, Frad Arcangeli. Ascolta. Rimane, rimane. rimane. Ah, poi devo dire una cosa del comune di Alba. Prima che mi ascolta. Eh. No, Intanto ma questa brutta. Doppia notizia la purtroppo. È la giornata libro. del lutto a Colonnella ad Alba Valentina ed Elisa unite nel giorno più doloroso dell'addio. Allora abbiamo. No. Ah, vuoi dire? Con le mobilità. Entra un centralino, no? che Te ne risponde uno? Sì. Sì o no? Sì. Sei sicuro? Al comune? Al comune. Risponde. Pronto? Sì, Riccio. sì. Una, un umano. Un umano, proprio il centralinista. Bene, dirittura no? Segreteria si è che sì, è normale. Premere uno, premere due, ma ah, tipo presenza. i call center. C'è allora, il percorso. Il primo ostacolo. percorso. Mm. Se vuoi l'amministrazione, se vuoi l'ufficio 3. Ma perché hai chiamato al barriere? Perché devo parlare con Tonia. <ride> beh, che c'entra? Ma non sono col riuscito, sindaco, a sì, col ah, non riuscito a parlare. Ma non si riuscito a parlare. Confidenze? No, beh, allora. Abbiamo fatto tutta la prima trafila. C'è la seconda trafila. Se, la parte amministrativa. Vuoi parlare col sindaco? Eh Vuoi parlare con l'ufficio assessore? E tu hai premuto il tasto per parlare col sindaco? Alla fine disperato li ho premuti tutti. <ride> Dieci minuti non ha risposto nessuno. Ci hai fatto un pezzo? No, lo sto dicendo un po'. Cara Tonia, vira su Cerralini perché non funziona niente. <ride> ma non è che ha scattato con i tasti No, assolutamente. No, no. ma poi ci stava tre segretario comunale, non ha mai risposto nemmeno il segretario comunale. A che ora tutto ciò? Alle 10, 10. La mattina orario lavorativo sì, sì, avanti ieri, quindi sì. zero. Lo abbiamo detto. Ma lì rivedetelo eh. perché sennò ci O no, oh, è successo solo quel momento, però il racconto di Francesco era un è così, no, un po' di fare le 10:30. e mezzo. Sì. Non ha risposto né sindaco né uf ufficio assessore, è tutta là dentro sì. e il segretario comunale che forse ci poteva stare, ma non ha risposto. E quello ricomincia da capo poi: eh premere sì. uno. E ricomincia da capo anche la rabbia eh, eh, per bere in maniera. Ma, finire eh. con un bel atto, <ride> Allora, abbiamo ah, fatto, abbiamo fatto, fatto abbiamo pubblicità: date. pubblicità diamo la linea a Giancarlo che poi ce la renderà, però. Bravo! Pubblicità, Bravo. No? Così si fa. Eravamo alla città e quindi proseguiamo con la città. Andiamo a sfogliare le pagine. Intanto la pagina eh, regionale, Abruzzo Stupro in discoteca all'Aquila, condanna definitiva per Tuccia, la Cassazione ha inflitto sette anni e 6 mesi all'ex militare che vedete nella foto. Eh, enti, Unione delle Camere di Commercio, Santilli succede a Di Carlo Antonio. Al quale succederà anche Di Sante. Ah, quella di te? Eh. Ah sì? sì. È, eh, è scritto? Pronto. È pronto? È pronto, è già sì. fatto? E chiami. poi il palco della Se scala. tu me lo chiami, non risponde. No? No, perché non può più avere un telefono. <ride> sta eh. Eh. eh, va bene. Poi agricoltura, Dino Pepe chiede lo stato di calamità per i produttori di olio d'oliva. Eh, vabbè, e perché c'è stata la mosca. Che ci La mosca che si è riprodotta sì, per il clima sì. strano dell'estate. Insomma, 4-5 volte sì. truffavano sulle assicurazioni per risparmiare sulle, mh, sulle assicurazioni delle auto. 51 indagati. E poi. Invenzione Dolosa, danneggio Luca C'è Sant'Angelo. Bella, non è. Vai. Timidi, segna che Mauro. Ci sta. Well, C'è eh, no, anche Reggio. da che adesso? cosa sono stato colpito. Guarda, va, va. Ah, eh, ma no, guarda come lo chiama. Eh, Ancora una ma Mi son confidenzialmente. Renzo. Vabbè, però ha lanciato. Ha lanciato, anche battuto. Però guarda un po'. Eh. Va Renzo, chiamava in causa Renzi, Renzi. per l'ennesimo pasticcio PD. No, non sì, è perché cambiato. in extremis. In cambio, la situazione, qua. In extremis, hanno lanciato. Il, ha lanciato il PD Tramano la candidatura alla segreteria regionale del PD di Renzo Di Sabatino, sì. presidente della provincia, però pare che si debba fare una deroga al regolamento perché... Eh... faccio tutto io? Eh, faccio tutto io? Eh? <ride> perché maestro Mauro si diceva, Mariani si diceva... Ovviamente sì. Però... E poi ho visto gli altri candidati, molti sono giovani, è chiaro che Renzo Di eh, Sabatino, capito. presidente della provincia, già c'ha un altro appile... Ma vinci forse... quello che ha d'Alfonso. Alfonso. Ma eh? sicuro? Eh, eh, non sappiamo se, se caldeggia Renzo di Sabatini, poi andiamo a leggere. No. Allora, non lo caldeggia. Non è lui Non è, è lui, ma. va bene. Certo, gli vorrà bene, insomma, lo stimerà, sì, però, però. Insomma, lui ha un suo nome che io so. Non è? L'economista allora, no? Giuseppe no, Mauro è il sindacolista, ma poi non vince. Eh no, non me lo diciamo, leggiamo no, intanto no, 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 l'economia. Non ricordo. Ti tavolo. mi disegnai, te li faccio no, leggere. Però, Timidi segnali di ripresa per il 2015, l'economista Giuseppe Mauro e il sindacalista Maurizio Spina, che sono qui sotto, a sinistra Mauro a destra. Ah, quindi ha dato una mano Spina stavolta. Fanno il punto sulla crisi: il problema è la disoccupazione. No, no, il convegno era proprio promosso dalla CISL. Con la disoccupazione ripetuta anche nel, nel sommario, e la crisi dei consumi, l'unico fattore di successo è organizzare l'esportazione. L'esempio Marche. No, ma tu dici che non ti leggo tutti... Vediamo un po' se ci stanno tutti, vediamo No, non no, ci, ci stanno, stanno non già guardato... Sul stanno. centro ci sono però, prima eh, li ho Poi ci andiamo. Va bene, poi li vediamo sul Va centro bello. gli altri. Eh, vabbè. Allora, poi... Eh! Eh! Pratitivo, il e poi gatto poi delle nevi ce l'ho in garage. Fa lo spiritoso, eh? Sì. Lo dice che... Bacchione replica con simpatia alle critiche di Luciano, di Marzio. E poi il cordoglio, Valentina adesso sorride dal cielo... Colonnella, rose bianche e palloncini per i funerali della bimba scomparsa ad otto anni. Questa è una grandissima tragedia ovviamente. L'incidente in A14, Albatriatica e Sant'Egidio piangono Elisa Rubini, il marito ancora ricoverato in ospedale a Teramo, non ha potuto partecipare al funerale, cioè l'avvocato Guglielmo Marconi. Terremoto, firmate le prime pratiche per la ricostruzione. Ha quasi sei anni. Se c'era... Se fosse stato ancora dopo avrebbe detto c'è cioè, un certo isolivello, no? dall'evento tragico a quasi sei anni dal sisma, finalmente sbloccato l'iter delle pratiche sui danni, so, finalmente lo si poteva scrivere anche a caratteri cubitali. Poi? Perché? Beh, dopo sei anni. Appunto, che ah, bel no. avverbio. Allora, ambiente, rifiuti zero, contraria alla valorizzazione o incenerimento della spazzatura. Capito? Rifiuti zero riguarda molto il sindaco di Giulianova. Che... Due opzioni per il nuovo sottopasso, ciclo pedonale ah, a sì. Morino San Nicolo. Non c'è tregua qua, la manda pure il procuratore, ma qua non si apre eh. Sì, ieri il sopralluogo dei progettisti però faranno un sottovia, sotto all'attuale passaggio a livello ciclo pedonale eh, adesso è da stabilire la larghezza. Le no? macchine niente? No, le macchine ce l'hanno già, eh, fa un giro più ampio. Però è scomodo e non è sicuro per i pedoni, quello lì, a parte che è, un è giro lungo, molto più ampio. No. È lungo, sì. Un bel non ci sottopasso. sono i Un sottopasso ciclopedonale. Fatelo, fatelo. Il comune Ibellante e i residenti hanno chiesto largo 6 metri. Ferrovietto, largo 6 metri no? Forse si va verso quello largo 4 metri. 4 metri. Mm. Ah, fate, fate. Allora, vai. Tensione, questa è il tua. Tensione in maggioranza per la Civica. Il gruppo di Dalmazio fa le bizze e chiede un confronto politico. Il sindaco chiede innanzitutto responsabilità tavolo politico era già stato convocato per martedì prossimo per discutere dell'inciucio in provincia. Il sindaco dice: si sì, ha il confronto con tutti. Ancora l'inciuccio con la provincia? Sì, nel senso che Ricordo, eh, sì. questo eh, diciamo, scatto in avanti della lista che fa riferimento a Di Dalmazio, qualcuno lo legge anche come aggiustamenti futuri. Sai, c'è la sirena d'Alfonso si mm. eh, che va facendo sempre campagne acquisti. Allora, ma fa che questo prelude a un passaggio di questo gruppo al centro-sinistra. Insomma, sirena. ci sono anche queste yeah. eh, letture qui. Poi giudiziaria archiviata le denunce preelettorali sui faccioni e, e blackout. Ti ricordi che invece ricordi che esatto. i manifesti, sì, sì. poi disagi sì. per gli impianti chiusi. Allora chiudiamo tutte le sedi istituzionali non a norma, la provocazione di fracassa contro la crociata grillina sulle palestre, non a norma, sono state chiuse. La Casa dello Sport e la Palestra Mazzini. Allora dicono ma sono tantissimi gli, pubblici, gli edifici pubblici non a norma, allora dovrebbero. Ha aperto la breccia pubblici. in mano. Sì. Aperta la breccia sul conto. L'abbiamo visto tra sindaco e te in ma... prima pagina. La Marroni. Di 3.0. Sì, Maria Cristina Marroni, consigliere comunale. Solleva la questione della moglie col segretario comunale. Discussione ammessa. e il PD gongola. E infatti vediamo da sinistra a destra la segretaria comunale del Comunitero, Patrizia Scaramazza, Maria Cristina Marrone e poi Gian Guido Alberto, che è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale. Eh, Traffico. Perché gongola? Da Alberto, perché gongola? È, evidentemente per le difficoltà che vengono eh, messe a, a Brucchi. No? Se moglie la moglie della Tem. È, eh, del fatto perché la Marroni chiede, no, non può eh, relazionare lui sulla Tem... Avendo secondo la Marrone il conflitto di interessi, eh no, perché la moglie invece ti dà di prima mano le notizie. Quello <ride> che è povera, è quello che le sa di più, <ride> vai. Vai traffico, raffica di multe ai residenti di via Mario Capuani. Finita la sanatoria di Natale in centro, torna la municipale. E ancora arriva. Sì, poi eccoci qua. Siamo a Tortoreto, eh, questo eh. è. Vai, con la Rinnovato Arcangelo. il contratto alla ah, Frate Arcangelo, la ditta di Frosinone Parendis, Culone. Ma qui, no, la vabbè, gestirà cosa. Il, il, il trasporto scolastico anche per quest'anno. Oh, a Teramo si è fatta molta polemica perché Sulla sede. nella convenzione era prevista cioè, una sede, era era una sede al coperto eh. e invece stavano in piazza San Francesco, eh. anche quelli adesso della ditta nuova ah, napoletana. Senza, senza sono a Piazza San sì, Francesco, mi pare che ma vedo che anche Lappalco qui sono all'aperto. la alla sede è eh, bravo, eh. esatto, è stata tolta. Ma anche a Tortoreto vedo alla, 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 sai, questo è proprio alla, alla lo conosciamo bene. L'ingresso di tortoreto, tortoreto venendo da Giuliano. Sì. e sono anche questi ah, all'aperto. La <ride> va bene allora, Tortoreto uno, due mesi uno fa solo cosa messo qua uno da solo. Gli altri si sì, è, vero, in giù. è vero. Questo sta in castigo. È in castigo Guarda il sommario che ti riguarda, mesi, cioè che ci riguarda due, due mesi, mesi fa. fa uno dei pulmini perso due ruote mentre portai i bambini a scuola. Ma se può, no ma com'è? E non c'è è saputo niente. Esse due ruote mentre. E eh, Due ruote. <ride> tu dici no, se ne scende un filestrino. No, vanno piano i bus. Eh, sì. Per fortuna. Eh. Che se perdi due ruote, non è che puoi per, tanto fare, chissà che. Non manco pur con sai Nereto, il caso rifiuti, meno costi e differenziata più efficiente con la nuova raccolta? Mm. Va bene. Bene, sono contenti. Poi Martin sicuro. Aia. Si è dimesso anche Andrea Buonaspeme. Del PD, questo era candidato sindaco. Dimissione all'Africa, nell'assise mm. civica. Al suo posto però entra Giuseppe, Giuseppe Capriotti. Capriotti. Tutto condensi una bella idea, Andrea. <ride> eh? <ride> Probabilmente. Eh, siamo a Giulianova qui, assessore e sindaco. La Perché? La vita ciclabile passerà per il tutto, che detto. detto. L'assessore di Giacino promette anche la riqualificazione di Piazza Dalmazia. Piazza Dalmazia. Dove c'è quella cosa che tu sai. Che quella... Non possiamo fare. Ah, facciamo due pubblicità. È quella tra Marechiaro Chiaro e Arecchino, sì, quella lì e quella lì. Piazza Dalmazia. Capito Chiaro? chiarissimo. Poi il fatto: scuola di amici, la facciata perde pezzi di cornicione. Non era quella che perdeva pure le tegole? Sì, quella è <ride> sempre quella ogni settimana. Perde qualcosa. Nuo fine. Nuova segnalazione sulla rete internet da parte delle mamme e dei papà Giuliesi. Poi Giuliano sì, va a sì, Caleidoscopio. Giulietti, torna insomma. stasera con la musica del caffè concerto bene. La musica è finita. Quartieri, il comitato Quartieri del Lido. Per risolvere c'eri di riprende la candidatura, questa iniziativa per ricostruire il comitato di quartiere del Lido ah. che si divise preelettoralmente come un altro di cui non c'è più notizia. Bene, mm. andiamo qui a Roseto, 800 mila euro per sistemare il Moretti. Questi erano stati già stanziati, questi soldi. Ma credo che comincino i lavori. Probabilmente sì. Che così è, guarda, eh, sono convinto La provincia lo, stanza i fondi seguita. per il tetto, sì, perché tu... Quando diceva a eh, Qatar sono più piano che... No, che l'assessore no, in... alla... vannucci vannucci bravo. E prima di tutto a Roseto, vi dicevo. Sì, Giancarlo, come ha detto, sì, eh, attento. attento. Portò, eh, dai, Mo, sì. No, è attento. Tutto a Roseto purtroppo, È da... C'è lo stesso problema, ma Niente. allo scientifico non è tutto a sì. <ride> Sebbene il preside del Liceo Scientifico sia di Rosseto ah. Valentini Valentine. Comunque, la provincia stanzi fondi per il tetto, Abruzzo Civico attacca Pavone. Eh? Eh, 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 eh. Vola, 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 vola. vola, vola, vola. Pineto, rivoluzione nella raccolta dei rifiuti per i cittadini. Come vedi, in ogni pagina c'è qualcosa che riguarda i rifiuti. Sì, sì, eh, sì. sì. Io se... su rifiuti zero. ce l'ho qualche dubbio, ma che volete? Sarebbe bello, eh? Eh. Beh. Però, come la vedi? Mm. Vabbè, è difficile. Ma. No. Sì. Viabilità, incidente all'incrocio di via Salara. Solo ferite lievi per i due conducenti. Preoccupazione a Roseto per lo stato delle griglie per la raccolta delle acque nel sottopassaggio di piazza Marco Polo. Anche perché per rifiuti zero, poi, tra l'altro Francesco, come mi insegni, no, dovrebbe no, credo cambiare anche. Eh, proprio il mercato generale, no? il packaging, gli imballaggi. Il packaging, insomma, le, 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 scatole, le, le scatole, gli imballaggi, ah, le scatole. Eh, che ne so, uno va a comprare le carote, se ha la scatola, eh. che ne facciamo? Un la un scatola, il packaging. La raccolta, carte e cartone. No? Vedi che adesso sorgono quelle rivendite di detersivi senza eh, più il, la bottiglia. No? E sono dei dispensatori di. di tu, è, tu vai lì, ti porti la borsa. Per cortesia, dai, non eh sì, fare così. In caso siamo, fa così, sì, eh. no, eh. va bene. Eh. No, vai lì, l'altro, va bene. Comunque abbiamo capito che okay. oh, posto, cultura. Vai il professore che fece scappare il premier. Storia inventata, ma non troppo. Di un docente motivato di un inno con troppe strofe di una scuola in cerca di visibilità. Vabbè, insomma, dialogo immaginario. immaginario Sabatino immaginario. ciocca. È un uomo di teatro e quindi lui è, è l'autore di questo. Immaginario. Eh. Anche la Befana lotta contro l'istrofia. Questo va bene. Più di 350 bambini. Ma hanno la, incontrato la Befana. Il nonnino di Roseto, Roseto. grazie all'iniziativa del Wildem. Wildem. Ma si La cosa della WILD sarà? Si. Sì. Ma di chi ha scritto? Francesco? Lebianne Esposito. Uè. Com'è? Beh, 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 doppio non cognome. No. Non mi piace il doppio cognome. Ne Giuseppe vabbè. Maria. Eh. Vabbè, quello è doppio nome eh. Tu? Vittorino no. No, Venturino. Venturino. Venturino non Vittorino, quello che porta i cavalli. Vetturino, Vetturino eh, a Roma. Che porta la, la botticella, eh. la carrozzella a Bello, Roma. La carrozzella va. va. Eh, Bravo, eh. non volevo vedere Will DM. Che cosa sta DM? Ah, ah. Eccolo qua. Unione Italiana Lotta alla distrofia un muscolare, la nostra sì, ignoranza è stata, è stata sanata. Sì. I cantanti tramani hanno ricordato Pino Daniele con un concerto. Grazie al nostro Marco Pediconi, eh? che ieri ha proposto la musica insieme Sa ad cantare, Edea. Lui, eh? Come no? Musica, appuntamento ieri sera al Tempio della birra a Teramo con la manifestazione organizzata e ideata da Marco Pediconi, che vedete qui nella foto, che già con gli occhiali, e questo è il Tempio della birra, in mezzo, tutti si, si piani. Piano terra, piano terra, piano ah, terra, lì, terra lì, di quell'edificio, eh, sì, sì, altre cose... Un tempio. Né tempio né birra, cioè appartamento... Oh, qua volevo fare una polemica. Leggi Dove la vuoi fare? La foto no, volta lo faccio, beh. Va bene. La pensiamo, befana... ci arriveremo, lo polemicone d'ospedale uh, sì. stamattina ah, tra un po'. Bravo, andiamo in crescendo. con la geriatria, quei poveretti che hanno sofferto traffico. Ah, che poi gelo. la tua foto è andata Se... da oh, La foto beh. di Radio Giulia l'abbiamo usata Capur, noi, sì. la città, il centro, il messaggero c'era già andata. Vabbè, se, allora, se vi ricordate la settimana scorsa vi abbiamo fatto vedere la foto di due degenti Ma la del reparto la geriatria. di geriatria all'ospedale di Giulianova Incappucciati, che stavano a con letto cappotti, con le coperte in più e portavano i cappotti il cappotto, con, con duolo, i cappucci. Con cappucci. Quindi, diciamo che non faceva proprio quel caldo afoso. Moreno eh? no, <ride> no. <ride> no, però in le condizioni... Però Forse serviva a verificare lo spirito punto, ti di reazione c'è seconda puntata domani eh, domani? domani? Sì. che seconda puntata? Quel reparto. sul messaggero eh, dicevo ma così andate tutti agili di vabbè che poi ci dici allora Senti ma un leggiamo un qua che volevamo verificare lo spirito di reazione degli anziani Diciamo, mm. gli facciamo sentire un po' freddo vediamo se allora, il che era un po' freddo Fred. un po' eh. <ride> eh. allora oh, la befana dell'ANC mm. Dai, ma che Visita bellissimo. i bimbi del Val di Brata e del Mazzino. Cioè, sono andati all'ospedale di Sant'Omero e all'ospedale di terra per visitare i bambini e portare i doni. Va Questa bene? è l'associazione nazionale carabinieri. Di dov'è? Ma tu vuoi mettere contro i carabinieri? No, guardi di dov'è! In pensione. Allora, intanto i volontari dell'associazione hanno considerato i dodi indirettamente in ospedale. L hanno fatto bene. Sì, ma infatti dai. è favorevole. ma guarda, di dov'è? Eh, Dai, leggi. Tra la gente e per la gente. Con questo motto che l'Associazione Nazionale Carabinieri del Nucleo Volontariato di Protezione Civile di, di Giulia Nova, eh, colonnella, eh, trattino no, colonnella, no, non, gi di Giulia Nova. Eh, perché li conosco tutti. Quei semplici ci in foto. Vabbè, Giulia Nova sta non troppo sta, ce No, ce l'hanno chiusa! Ah, perciò? Eh. Ah, perché? dove sono, sono andati... Al Val Vibrato e a Teramo. Beh, hanno chiuso l'ospedale, c'è. Cioè. No, non ci sta più il reparto. Che, perché? Il reparto è Pediatria, no? ah, ah, dei bambini. bambini è, giusto. Eh, tu là, toc toc la Furiani e Avel. Non ci sta. Non è colpa In un solo colpo, no. La NC sarebbe andata. In un solo colpo, lavate. Eh, punto nascita. Vabbè. E tutti insieme, però, a seguire: ginecologia e ostetrice e pediatria e tutto il cioè, reparto mantiene l'infantile diciamo, non ci sta più scatolone. niente tu vi lacrimi, regala e ci stanno giù e poi spiegheremo quando arriva il messaggero che cosa altro hanno tolto ma guarda, tutto, eh, sì Però, perché qualcuno riteneva che non fosse stato tolto invece abbiamo scoperto che è stato tolto dal primo gennaio un reparto, un reparto. Un reparto. per il quale si protestava e non lo servizio. chiudete non lo per chiudete, giusto? perché sennò no, se no facevano la commedia non ne si era neanche il sindaco ma anche Fagnano, perché Fagnano ha fermato il 12 novembre ci stava già lui, vero? Novembre? Eh sì. Stava già? Se ne hai detto? No, devi essere preciso. Eh, qua. non questo. Mo, vabbè, poi andiamo a vedere su internet. Quelli dicono firmate da Fagnano. Mi mentre dicono. va la pubblicità, andiamo a vedere. Eh, Andiamo. 12 novembre, però mi sembra di sì. Eh, un, mm. No, perché forse siamo molto amici con Fagnano. O non sa, o non sa che cosa firmate. Se no, dobbiamo ridire Fagnano. Fagnano, beh, da no. te, no? tutto a È tutto bello. La risonanza. La, 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 la risonanza è manco funziona. Eh, e mi conosco. È, no. frangeli, eh, è amico nostro, Ho letto. Perché bisogna capire come funziona il campo magnetico? Cioè, no, è, no è, devo aprire a dicembre, base. non apre più. Eh. È tutto contente d'archivio. Non sta. funziona il campo magnetico. D'archivio sta contento. Sì, eh, perché tutto è privato. Sì, il privato che... Ma è vero che non funziona il campo magnetico? Non lo so, ogni tanto esce È una come a cosa. dire se, la, se lo scuola bus non ce c'ha le ruole, No, Perché c'è una cosa originale che poi facciamo quando lo seppi. Non è che la mettono dentro all'edificio, è esterno. Sì, è come un contento. È come un contento. È un contento. Dai, dai. Dai, 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 cioè, Già, ragione, il mio anni. maestro la comunicazione ragione come su. la terra mobile. C'è ah, un aspetto centrale, mette una fa... cosa che funziona. All'interno, no? Perché ci sta dentro Quanto la risonanza magnetica, lui. cioè. Che fa? Ma voglio pure capire che i primi due mesi me la tiene all'esterno. Però funziona proprio a rotta che fa le risonanze. Sì, perché dovrebbe. Provare... Con la gente che entra e esce in 38 secondi. Eh. Non funziona, non c'è. Ancora non parte. Ogni volta ci sta un problema. Utui? Utui? qua. Oddio. Come dici tu, o no, così. Oddio è grave, utui è drammatico. <ride> esatto. E capite Perché non ci possono andare, non è che non ci vogliono andare. Perché la non c'era in... il reparto. C'era la sede a Giulia Se no avrebbero portato poverini, i regali anche ai bambini. la sede a Giulianova in via della Rocca, mm. tutto sta lì il reparto. In via della Rocca, è, rocca. Messo vicino al, al Bianco. Sì, perché dovevano controllare, ma invece boh. All'ospedale non sono potuti andare, Vabbè. Vabbè. Ma poi troveremo questo, bel rep questo servizio scomparso sì. tra poco. Sì. Sì. Leggendo il messaggio. Enrico Berlinguer, Montorio ricorda l'uomo e il politico. Beh, diciamo bene, che non era bene, uno dei peggiori, no. No? Un... Era te... sicuramente uno dei migliori. Ma eh, perché Moniciano ha operato il coso negativo? Ma no, per significare per significare che è stato un grande uomo politico invece. Dei peggiori, quindi ho capito. Ho detto: non era sicuramente uno. Uno dei peggiori eh, quindi vuol dire che è era altri, una battuta e eh, no, no, eh, ma come no? Se, tu stai criticando l'attuale PD che ci si capisce lì, la, verità, eh? Eh, eh, ma la lasciamo. Lasciamo. Eh, dillo. diciamo che il giorno e la notte, eh. cioè, voglio dire, no, mm. cioè, no. veramente io che ho vissuto in quegli anni, c'è il PC e la DC rispetto a quelli di Po. Che le fare? Poi... Allora, Quello entrava de, de, dagli, stano, dagli la telecamera Giancano, Berlinguer, Stava pontificando Vai vai fai, fai, fai la scena Da Berlinguer eh, Suonava il campanello c'è Renzo va un po' a di questi <ride> di mo' Quelli facevano Tu dici così vedere ve eh, eh, Renzo van vediamo un po' chi è eh? Mariani Ma tu sei a dire eh, Ah Renzo Orenzi. Renzo so, Ah livello lo A livello locale a livello locale è Anzi anche lui è uno dei meno peggio fatto. a livello nazionale? Renzi o oh, Matte eh Matte vieni da bocchia su un'altra <ride> come non va eh, ti sordi vai <ride> eh, ma viste le, no, le distanze viste le distanze politiche ma gli uomini anche dalla DC te sì, mano. ma io credo che viste le distanze politiche proprio Renzi All'epoca forse non stava in quel partito non Forse vabbè, stava in un altro partito spiritoso? No vabbè, eh, so, vabbè, vabbè. Però dire. stava, zia Salvini Alla trasmissione dei quiz televisivi mm. da Allora, oggi l'iniziativa del stabilito. PD eh, Ha fatto bene quello. Enrico Berlinguer, Montorio ricorda il nome del politico eh, Ma c'è la figlia Hai capito bianca. Chi c è? C è bianca Allora, ora lo voglio leggere Perché c è insomma, un personaggio pane. politico Che è rimasto nel cuore di tantissimi Allora, alle 17 Nella sala convegni degli zoccolanti l'iniziativa politica secondo farsi riempie secondo Pieno, me pure sarà. Enrico Berlinguer l'uomo e il politico interverranno all'incontro Alberto Menichelli che è stato capo scorta e autista di Berlinguer per, per 15, 15 anni autore del libro in auto con Berlinguer e che quindi è può bello. raccontare gli episodi esatto. belli esatto. E Roberto poi Roberto Bertuzzi membro della scorta Berlinguer e Bianca la figlia che è la direttrice di eh, direttore eh, del CG3 no, Bianca figlia. Berlinguer vabbè. Stefania Pezzopane con amante senza? dai no, su che? Eh. il compagno il compagno eh, perché amante? no vabbè. Mi va a Va bene, come ti va? A mi piace. Comunque. Perché quella ha visto, ha, visto, ha vinto una, una misbelle, una cosa di, una, cosa di bellezza. Ma chi? Lui, ah. un tempo fa. Ah, vabbè. Complimenti. complimenti. Complimenti a oh. lei. Ti eh. rendo o no? Eh. <ride> per, 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 per te perste tempo che la politica, dai mo, eh? Eh? È così. Dai mo, eh? Dai mo, recuperiamo. Allora, Proust. Proust, eh. Proust, conosci Proust? Alla ricerca. Alla ricerca del tempo perduto. Allora, c'è quindi la pezzo pane, e poi eh, gli autori del documentario Ritorno a casa: eh, Renato Vessi. Sorace, Massimiliano Coccia e Elisabetta Ranieri. sono calati qua un po'. Va vabbè, comunque mondo. alle 17 a Montoro. Però mo ti stai occupando il ritardo. E va bene, tu ti sei a Tortorino. È la prima tappa del mix Factor Karaoke e questa è della spumeggiante Anna di Paolo Antonio. L'associazione la, la eh. 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 Bonton eh. eh. torna, torna a Cerca. Cerca a cercare cerca i danori da, da lanciare uno spettacolo <ride> spettacolo questo cose. però confidenziale Renzo, Renzo al teatro di Atri il mondo sarà salvato grazie a me oh lo sport oh ecco Teramo sì, va il pisto un altro esame dopo l'ascoli la big toscana mette a riprova le, le ambizioni bianco-rosse il capitello ordina una spallata sì. con tutti gli occhiali colorati si sì, eh. si sì. Vivarini non vuole pressioni sulla squadra, è l'uomo della provvidenza Campitelli, qua va, va sì, detto, sì, eh. sì. quella è la promozione, non è una cosa di sta qua. E è vero, è eh, in no. pochi anni, insomma... Sono state tutte le critiche, le cose... Con eh. estrema sinistra possiamo dire che in pochi anni si sta giocando, se proprio vogliamo leggermente esagerare... eh Stai giocando? Eh, il passaggio in Serie B. Appunto, Spera, è attualmente è secondo. È secondo, quindi secondo quindi. Lo può dire sicuramente. Eh. Ma voglio dire, sai che stava per andare a Giulianova? Sì, sì, eh? Eh. sì. sì Facevo una cosa, bella, bella. Lasciamo, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. <ride> <ride> bella non fu. <ride> Quello veniva tutto con Dene. Voleva una squadra di... Sì. Venne qua. Eh. Promozione, eccellenza, eccellenza DT. <ride> E mo la C verso la B, eh, la C che conta tra la, sì. la C riformata. Sì, D, che D. seconda divisione, eh. come si chiamava fino alla scorso? C2. Seconda divisione c c e poi la, la beh, prima. Ma capite cioè... che ha fatto i capitelli? Le scelte. Con i dolci sapori. Sì. Yes. Chiamano dolci sapori. Non va portato un regalo a papi, dice cioè che vi portava no. i panettoni? Non va portato niente. Mm. Ebbene, che ha detto? No, che non è dolci sapori? Ah no, che non è, no, e... Panettone panettoni non sono arrivati, vabbè. Non mica era tenuto, no, l'aveva detto. Ah, vabbè Porterà qualcosa più, più, più avanti. È eh, a Pasqua, eh, a <ride> Colomba. <ride> Quali colombe dal destino chiamate? Allora, le scelte: Caidi al posto di Diachite, perché è fortunato. Torna titolare fortunato. Eh, Donnarumma. 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 No, no, Diachite è stato operato espulso e quindi è squalificato. Torna titolare: si sì, torna titolare Donnarumma. Buon aiuto nel che In realtà, convocato. invece, non era Mani. Riviste, sì, riviste, perché hai visto le, così lui aveva le braccia eh, dietro cioè come deve stare è andato un po' a cercare la palla perché giustamente cerchi di opporre il eh, petto eh, eh, poi vabbè, sì l'ha toccato qui eh, vabbè, vabbè. è stato un po' severo Sola la monizione. cosa che poi è rimediato che c'è un fallo da ultimo uomo sulla seconda espulsione sarebbe stata sì la, si sono eh, un po' attaccati speranza eh, e, e carità no come no, no. si chiama il centrante che hai detto prima tu Peres, Peres. perché la fermata Faulon Zeña beh non lo sapevo pallamano L'Handball Club Teramo domani a Camerano per riprendere la marcia e poi Fabrizia D'Ottavio, la campionessa di ginnastica allo Scientifico, grazie al Centro Sportivo Italiano di Teramo. Capito? Ho capito. E invece che fa qua? La Globo. La Globo è la Stella Azzurra. È la prima gara di ritorno nel campionato di Serie B2. Eh, mi pare, sono la Stella Azzurra che ha perso sempre. Stella Azzurra Roma. Mm. Eh, questa è una società molto famosa per il settore giovane eh, che fa tutti giocare con i giovani. È Ma ne produce. Produce come giocatore è un brutto termine eh, però mi pare che in grande perso, quantità esono. Mi pare che abbia perso tutte le partite. Beh, stai, facendo giocare i 17enni, i 18enni, eh, insomma, eh, è facile. È I Giallorossi affrontano la formazione romana in una trasferta da non sottovalutare, attenzione, e ancora il San Nicolò? Ah no, San Nicolò è biancorossa vuole, vuole il primo titolo. titolo. La SN04 si affida all'esperienza di Pasquale Catalano e alla compattezza di un gruppo collaudato. Va bene. Abbiamo dato con la città, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo insieme. Torniamo Adesso al secondo giornale. Al secondo giornale che è quello di Francesco. Non è mio. Il Messaggero, seconda pagina. Due pagine Abruzzo oggi. Quella, ci sciala popolo. L'assenteismo popolo. <ride> nei comuni, pochi furbetti nel 2014. Va bene, buona notizia. Esatto. Nei quattro capoluoghi i dati escludono situazioni limite. bene. Qui è un po' sulla scorta di quello Nella che è successo a, terra, a Roma, a no? No, qualche perché il dubbio c'è, guarda dopo. Aspetta, il picco, prima. Il picco all'aquila nel welfare, a casa il 56% d'estate a chieti 59 in malattia su 320 nell'ultima settimana dell'anno. Com'è? Mm -hmm. Bella settimanella, raga. Poi invece qui teramo. Il dubbio sulla polizia provinciale, ma dobbiamo leggermi, sa? I tassi di assenza del personale della provincia di Teramo nel mese di settembre, l'ultimo disponibile, si attestano sul 19,20% con punte del 29% nell'ufficio di gabinetto e del 14,44% agli affari generali. Tassi chiaramente onnicomprensivi di ferie e malattie. Allora, Tra meno, ah, vai, vai. Ma, ma. ma in un arco temporale più esteso mm -hmm. è la polizia provinciale ad essere più assenteista. Da rilevare lo stacanovista e dirigente Tittarelli, collega, ex collega Ler Giorgio. Sì. Stava sul centro stava. e lavorava anche a Telepoli. Esatto, e con la... cominciato proprio a, te, a Telepoli. Lo salutiamo, no? Pier Beh, è un dirigente. Appunto, eh. per no. Lo stacanovista e dirigente che ha 18 anni, non ha mai preso un giorno di malattia Uè, lo e lo ha vabbè. maturato 182 giorni di ferie, ovviamente Uuh. non godute. Cioè, può partire e salutare. 182 giorni, eh. cioè sei mesi? quant'è? è? Per 3 persone. Per per 18, 18. 18, tante. Che claro. Come salutiamo Pier Giorgio? Scusa me perché quando va fuori forza la cazzo ha qualche problema, mi stingo quale è, è maggiormente. <ride> no, 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 non lo so. Beh, no, eh, perché non va manco lavoratore un in difesa. E eh, vabbè, manca un giorno. Intanto c'è una buonissima salute e questo. Questa questa eh. che mangi? Eh, e ah, te la invidiamo, no, 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 te la invidiamo. Te la auguriamo no, e te la invidiamo. manca un giorno di malattia. Bravo. Sono è una notizia, non però. ci viene, però se salvare da ti. Sì, tale. è vero. Colmè. Lo puoi invitare anche, vai. Vittare, dai, ci puoi venire sabato prossimo? Intanto parla della provincia, eh, con il insieme, dirigente, del settore. Insieme al medico curante, perché quello, quello <ride> no, vuole. Il medico curante <ride> non lo conosci. Non, non ci non, va? Non ci so va mai? Eh. Eh. Bravo, va bene così. Ti allora... Tu i piatti invece? oddio, non, non tanto. Beh, certo, c'era l'influenzola, ma ancora non c'è. Non basta l'export, spina ad Alfonso, ora più coraggio. L'analisi di. Ma che ha parlato con tutti? È stato, era un convegno ah. della Cisile, lui era lì. L'analisi La conferenza Mauro, stampa. su molti Indicatori. indicatori. Vuoi un sommario? No. Tiè. Come no? Reggono solo media e grande industria. Il segretario della Cisle, Spina, che dice non possiamo morire, morire di tasse, di tasse. E è la eh, ogni tanto è una verità: è eh, una eh, eh? sì, verità, è proprio disoccupazione. Vabbè. Guarda un po': Legnini, visita la De Cecco, siete l'orgoglio dell'Abruzzo. E De Cecco, ti ricordi, l'altro giorno disse: eh, io non, posso eh, non posso assumere, e ho letto prima così di sfuggire sul centro: dice che, nonostante c'è una flessione anche a livello nazionale dei prodotti acquistati, magari al supermercato, eh, la De Cecco ha incrementato. Le birre, no, però un po' super. Può super. Però legnine, Ma ne raccogliono, bella pasta asciutta. Eh. <ride> sì, sì. Eh. L'anno tragico delle olive, eh, oh. Pepe chiede lo stato di calamità. Con tutte le mosche. Guarda eh. un po' la seconda tabella. I primi, ah, ah, No, qua ah, c'è ah, la vicenda. Ah, qua la vicenda. Vai, sì. vai, vai. Le rivelazioni degli autisti, la riscarica il fiume. E capite qual è? Non è tanto facile. Beh, con eh. Ratto, vediamo. Azzi un business milionario dietro l'inchiesta sui rifiuti smaltiti illecitamente dice che non andava in discarica, ma andava direttamente al fiume. Beh, dice dice sta bel eh, il fiume eh. perde per tempo. So. <ride> dice prima che coinvolgo che dice fare. però, ecco. pronto al passo indietro se lo vuole il centrodestra. Poi, Poi il, il, sindaco il sindaco aggiunge: però Tanta serietà per ora non prenderò posizione. E Luggiuri, eh. Ne fate la Pia Lu Giudice, ne parla Lu Noi siamo più tranquilli tutti, eh. Quelle fatture sbagliate di Sanitopoli, eh? torniamo a una vecchia ah, no. inchiesta. Questi Sanitopoli sì, topoli no, Quelle di Filippo Colanzi, eh, l'imprenditore finito nell'ambito eh. dell'operazione Terre d'Oro, eh, è un nome noto, ecco per, perché. Eh, torna... Era quello di Sanitopoli, eh, qua. Eh. Vedi, Non, so, eh, non emo, solo quale titolare, ma noto anche a chi ha seguito l'articolato e complesso processo di Sanitopoli, quello che ha portato alla, alla condanna. condanna del turco e di molti altri imputati, non scambio sanità. Vabbè, il patron della Emoter, era un testo chiave per e la difesa, difesa svolse, svolse i lavori lavoro. a Villapini. Mm. Sì, sì. Ah? Eh, eh? andiamo avanti. Certo che i vocali ah, ah, eh, eh. però eh, a volte no? Eh, sono efficaci violentona studentessa condanna definitiva per tutti. Si aprono le porte del carcere. Eh. La difesa non commenta sette anni e otto mesi per l'ex militare. La Cassazione scrive la parola fine sulla vicenda: Esaia. con un lieve aggiustamento della pena. Mese, sì. Poi andiamo avanti, Un titolo per ogni provincia. L'abbiamo detto Parco del Castello riqualificato e sorvegliato no, qua ci piace qua, però no? chi è chi è? Balcone, mi... No, balcone crollato. Ah, ah, sì. Crollano i tempi dell'indagine di... si allungano i tempi dell'indagine le case di Berlusconi. qua si dicono. Eh? Sì, progetto casa. Veloce, là tutte. Sì, sì, quelle pagate ah. tre volte tanto. Pescato sorveglianza con i vigili, comune blindato, vedi che ci siamo? Porte aperte sì, alla città, città, ma anche più tutela a dipendenti e visitatori. Vedi? Comune blindato, dopo le aggressioni, vedi. Agli assessori, assessori. Cucci. Cucci e Sulpizio, disposto interventi per alzare la guardia. Invece, là ha mandato direttamente il reparto. L'hai la la vigilato dentro, dentro banca. No, l'ha messa là e non può succedere niente. Dovrebbe almeno. Eh. Bene. Ah, guarda un po', ci ricolleghiamo un po' a quello che. Purtroppo tensioni i silenzio silenzi tra i musulmani pescaresi. Nel centro di pieghiera di Via Pisa, il venerdì più difficile dopo quello che è successo, ovviamente, a Parigi. E eh, va bene, andiamo ancora avanti a vedere. Chieti, Chieti. l'apertura, eccola qui, vai. Progettirsi al lavoro per la nuova De Meis, la famosa biblioteca, la più famosa sì. del brusso, credo. tra un mese il piano per la nuova sede della biblioteca. Della biblioteca. Questa è, in realtà. Teramo. Ah, hai, hai capito? Questa volta è stata penalizzata Chieti. È una sola parte. Ah, Perché l'inchiesta riguarda... Chieti soprattutto. Certo, no. Eh, beh. ma sembrava che ero troppo il salare, dai. Eh. <ride> esatto. <ride> <ride> è stata presa a Chieti. A Chieti. Come altre volte. Perché è la situazione? A anche terramo. i giornalisti, noi, questi per dare un premio extra in queste condizioni in cui lavorano. E eh, vabbè, vero? Sì. Eh, no. Teramo l'apertura alcol. alcol. Ma allarme del CERT e boom tra i minori. Qua abbiamo cambiato completamente sì. argomentazione, Notizio. perché c'è sopra poi. Sì. Per il responsabile profeta non sarò, è una vera e propria piaga sociale. Ti voglio far leggere pure il sommario. L'ultima moda tra i ragazzi è, leggi. Il pub crawl, cioè, cioè gattonare. Gattonare. Una poi. serata a tappa e divertimento. Brava, ma qua non la beve. Una volta eh. si dice Lise sepolcre. Eh. inchiata, lì da fare, poi be. sopra sta la nostra Sopra: la maggioranza vacilla, Bucchi raggi subito verifica. Ecco qua. La, propria, la lista vicina a Di Dalmazio. Allora, Valentina, salutiamo Valentina. Valentina. Valentina la lista vicina a Di Dalmazio accusa assenza di contegno, supponenza e mancanza di dialogo che non è proprio no, non la mai. critica e la piccola. cioè l'assenza la di contegno in genere dice no, Fesanducci. quello vuole il posto, quell'altro gli attocca sì. l'ingare no, avete sì, assenza vabbè, poi dietro contegno sì. ho capito, eh. ma non è una critica sol solita no, no. mai sentite che uno critica eh. un amministratore per assenza di contegno ma da parte della stessa maggioranza esatto. ecco, questo no? Beh, la fa notizia Oh, Migliorano ma. le condizioni dell'avvocato Marconi Lo schianto mortale sulla 14 e Ieri i funerali della moglie del legale Ad Alba Adriatica Poi falso cieco rivuole i soldi No del tribunale degli esami Ma un po' perché li rivuole? Questo è un po' eh, Ovviamente c'è un procedimento Quindi noi non possiamo adesso proprio scherzare ah, cioè, No su non voglio scherzare ma Però dico io no? Sono 110 mila euro Però, Evidentemente bisogna stabilire forse se è falso o no Sto cieco giusto? Respinto il risame presentato dal difensore del presunto falso cieco. No, sì, anche perché molti, che il dicono, va molti dicono che piedi voglio, di piombo. Non vogliono soltanto mettere sotto processo, ma il medico che ha necessità il certificato, che cosa ci oh. allargherebbe l'inchiesta. Ma senti no? la cifra: i 110.000, 110 euro, eh? ricordi, sì. sì. i lire. Che cosa sono? Toto, sì. Chi li ha visti ha mai, mai? Perché noi abbiamo <ride> i check. <ride> <shec, shec, shec, ride> sì. allora, I 110.000 euro che il teramo. Ma fatto l'altra sera. Che il teramo. No, I 110.000, vabbè, che è il teramo, mo non so. Il teramo, il teramo, affetto ehm... da cecità assoluta, che è il, il teramano. E certo, ma tu ne capite. Vabbè sì, eh. però teramano con la lettera greca. che è la zero teramano affetto... Che è tutto zero Non ti preoccupare. Ah. Che il teramano affetto da cecità assoluta rivoleva indietro, restano quindi sotto sequestro preventivo. Quindi i giudici hanno accolto in pieno la tes... tesi. No, la tesi dell'accusa secondo cui quei soldi non gli spettavano e li avrebbe ottenuti truffando lo Stato Onel. a sostenerlo il pubblico ministero Basta, Sciarretta che ha scoperto eh vabbè. ma questa notizia perché sta in una colonna? la denuncia, il Capodanno Flop finisce in procura il Capodanno Flop finisce il consigliere Griglione, Fabio Berardini sta preparando un dossier quindi finirà ecco sulle spese sostenute dall'amministrazione per l'evento e sta raccogliendo dati e informazioni sì sulle sponsorizzazioni sono... sì fuori i nomi allora poi è andata che altro avevamo qui niente possiamo andare avanti ci sta l'altra pagina di Beh, c è c è. Ci sta. non l'avevamo vista prima chiesti l'apertura è questa valentina palloncini bianchi per salutare la piccola bara tutta la cittadina colonnella ha partecipato ai funerali della bimba tutti i compagni di scuola insieme alle maestre hanno voluto portare l'ultimo saluto ai genitori. L'articolo è di Michele Narcisi. E poi il processo a Mastro Mauro rinviato il 24 marzo. Quale processo? Quello per aver fatto riaprire lo stadio Padini, ah. in occasione di Giuliano e Vigor La perché Giuliano non aveva nessun altro capo no, Per Con l'ordinanza, no? L'ordinanza sotto processo perché le scuole saranno. Ma la questura. Che insomma. successe? Esagerò, secondo me, là. Va bene. Il e il giudice terrà... pare che dice, ma insomma se il Sindaco l'ha fatto, già qualcosa ha detto ieri, se il sindaco l'ha fatto per motivi di ordine pubblico, forse e si poteva ne... anche fare, capito? però il processo è rinviato il 24 marzo e si dice che si terrà. No, si terrà. Vabbè. Il sindaco si difende da solo, visto che è avvocato. No, c'è un no. avvocato lettieri. Vabbè. Allora, Saranno acquistati 5 defibrillatori automatici. Verranno collocati fuori le farmacie Rosetta e la sede del municipio. Questo è il Rosetto. Però Rosetta. ci abbiamo. La, Vabbè, notizia la notizia di qua. del ah, giorno, questo, ci, questo è simpatico. Eccola qua, vai, sorpresa Francesco. per urologia endoscopica, è già chiusa. Cioè, allora, vai, vai con l'antefatto. Colpo di scena, io leggerei. Bravo, Citerei. leggiti, mi va. voglio leggiti. Leggiti. Colpo di scena per quanto riguarda il servizio di urologia endoscopica dell'ospedale di Genova. In un documento di ieri, Puoi il sindaco Mastro Mauro eh. e il presidente della Commissione Consigliere Ragna Bravamente. hanno dato l'allarme. Di, hanno detto vogliono chiudere, chiudere endoscopia eh, urologica. Eh, vabbè. Vabbè. Vai avanti. Ebbene, il servizio non può essere chiuso, in quanto è già inattivo <ride> dalla fine di dicembre, e quindi dal primo di gennaio non si effettuano più prestazioni di questo tipo. La e delibera so, risale 14 novembre, novembre scorso, è quello che vi si legge, cita pure, ho e. citato. Tutto ciò viene effettuato nell'ambito di modificare l'organizzazione aziendale provvisoria allineandola alle previsioni dell'atto aziendale e per questo procedendo alla soppressione dal 1° gennaio 2015 della unità ospedaliera semplice di endoscopia urologica. Ma complimenti! Cioè vuoi che allie, allie, allineano, allineano a quelli già chiusi, non a quelli che si dovrebbero aprire. Però non lo sapevano. No. Hanno lanciato l'allarme e il Marcozzi diciamo, ha scoperto che invece che è già già era chiusa da, dal 1° gennaio. Quindi, quindi non puoi fare niente. Eh. Quindi chiedeteli qualche altra cosa, Finito. Cioè, capito? Cioè, Dal fondo non giurava niente. O io. chiedete riapritela eh, oppure non chiudete, eh, gli non, altri chiudete eh, eh, non chiudete gli altri, poi parleremo di eh, geriatria, questa casca pure. Sì. I pezzi cadono sì. ah. eh. poi Topo, il tutto TV, top, dopo, TV. dalle 8:30 e mezza in poi. Tra l'altro con il centro parleremo della risonanza magnetica, sì. che lì l'abbiamo vista. allora, il postino non passa, arrivano le bollette con la mora, no con la bella mora che sta <ride> per qua, 15 giorni di ritardo, 20 giorni di ritardo, e no, è? non passa. È andata alle poste e ha detto, il postino non suona sempre due volte. Sì, ma qua non suona mai invece. Neanche una. Camb cambiano i tempi. <ride> e dice che, non ci so, dice che era un bell'uomo e, e veniva, veniva dal mare. Il postino, cioè, al solito, vorrei parlare col direttore, non c'è... È normale? Hai, è. Fatto il, eh, no, hai la, attesa al centralino. No. no, quella è Tania. Quella è Tonia Albatirata. Il centralino è pessimo. Vabbè. Quindi Invece, vai a parlare, dice con la responsabile dei postini, qual è che posso fare? Un posto in no. inferior, un posto in malattie e noi dobbiamo. Non è che per cattiveria, eh, non passare no, il posto. Però che mancava. E eh, però, stupeteli. quelli Billy di Gaspari. Beh. È vero, <ride> tutte le tutte poste. Tutte le poste. vero, <ride> eh, <beh>, tu scherzi. <ride> però almeno, beh, almeno la gente <ride> lavorava. Beh. La posta arrivava. Beh, arrivava la posta, come i treni, quando c'era lui, arrivavano in orario, <ride> no, ho <nei> orari. no, esagerato. <ride> e invece a Gerò, mo frecciano. Mo sto lì, sa che lo facevano fermare. Mo non arrivano, cioè non si fermano, eh, ma, ma vanno. Offio d'incendio. Ma non era quello legare, Oppure. Sfrecciano. Sfrecciano. Vabbè. Patrocinio negato, continua la guerra, comune pro loco, il tutto ad Alba Adriatica. Va bene? È lo to costa. bike to cost? Bike to cost. Bike to cost, approvato il progetto. Approvato. Andiamo avanti. Allora, è la pagina degli spettacoli. Mm e Prosegue la nostra rubrica Andate andiamo alla ricerca. Ieri, ieri si dava conto anche dell'iniziativa fatta il da Marco di, di, Periconi con Pino Daniele. Oh, Però vediamo se oggi c'è. Il sabato Fino non dovrebbero viste. Anche perché tu mi insegni, anzi, sabato. lei mi insegna, caro maestro della comunicazione, che gli avvenimenti culturali stanno più il sabato e la domenica: ma la gente ha più tempo per, per seguirli. Per seguire, soprattutto eh. quelli di, di musica, no, Su, di concerti vediamo. Fino alla prima parte, già guardate, dove ci sta Beh. L'incanto delle note barocche per ricordare il terremoto e qua siamo ad Avezzano. Poi Pratolo, la malattia diventa spettacolo. E oh. questo va bene. La ah. rassegna Lanciano Belli e Buoni, film e cibo, gli ingredienti della rassegna Retrogusto. Poi L'Aquila, arti e spettacolo, Al via stasera stagione 2015. Vediamo un oh. po'. Oh. Tu dici può essere che un fine settimana senza iniziative culturali o di spettacolo in provincia di Teramo? Non credo. Lo controlleremo. Fabrizio Bosso. Suona per l'Etiopia, ecco, qua a Pescara eh. e poi <ride> all'Aquila nostra... da Monteverdi a Mina con Soquadro Italiano. Anche altro a dire Monteverdi sabato, a Mina, sì. è stato veramente un altro sabato in di bestiale. <ride> no. Non vengono riportate iniziative culturali della provincia. Oh. No. Abruzzo Sport, vai. Murru e Crimi per il pescare. questo non è il sì. suo mercato. L'abbiamo visto in prima parte, sì. Biarna sono sempre più vicino all'Empoli. Poi Virtus. la Virtus, Pronto cioè il Lanciano. A perché? Perché, Perché ah, sì. ah, ah. Va bene. è un po' rallentato. Parla Ivan Tito, no, Ivano Tito, preparatore, preparatore atletico frentano. Mai visto un gruppo con questa voglia di migliorarsi. Benissimo. No. Poi il derby. Il derby. Roseto chiede il derby in due mosse: il gioco corale, le zone miste di Trullo. Galli può contare su super sollazzo e sul tiro da fuori con si sollazza lui. Sì. Capito? Questo fuori. è il derby di Basket di Serie a 2 silver. Va bene a Roseto in ma programma. Poi ah, attenzione, qua oggi si gioca. Eh. Ah, si gioca per terra la prima ospita il Pisa e vuole la rivincita. Bravo, i biancorossi sono secondi e reduci da 9 risultati utili. Ma non hanno dimenticato la polemica sconfitta dell'andata. Parla il tecnico, possiamo restare in alto a lungo, ma niente pressioni. E poi di Achite Out, c'è cioè Caidi. In attacco torna titolare Donna Rumma Arbitro Fiore di Barletta, quinto anno. O dentro o, o fuori? fuori. Mm. si gioca tutto in questa partita. E che è una partita di cartello. Di cartello. No? L'hanno data, Big vuol match. dire che è nell'elenco di quelli che bene, potrebbero bene, essere promossi. Oggi alle 14.30. Sì, questo orario che torna finalmente bene, anche nella bene, Serie bene. C. Genove invece è della D, è proprio canonico. Eh. È quello. L'Aquila a Gubbio per vincere c'è anche Pacilli. Eh. Perché sei entusiasmo? Vabbè, no. Eh no tu. Dopo la schiarita con il club, l'attaccante torna tra i convocati. Bene, De Paola per la siega un mese impegnativo, il volle di Serie A 2, e poi che c'era qui sotto? Globo, Amatore e Basto. Si, si riparte. riparte: basket di Serie B e poi calcio a 5. La casa buona oggi: sei tu, sei San Giovannu, E ci siamo con il Messaggero. Bene. Ci fermiamo ancora eh. per un'altra pausa. E poi chiudiamo con il centro e poi vediamo in cinque minuti. Sì, sì, e ce lo facciamo la facciamo tranquillamente. La Ah, per Eccoci gli ospiti, per, per gli ospiti, ospiti sì. Sì. Allora, Abruzzo, siamo sul centro, il centro. Il centro. Legnini promuove la ricerca la nostra eccellenza. Vai col, col sommario con Mario. Vai il patron dell'azienda di Fara fiero. Fiero. di Fara San Martino eh beh, fiero, fiero, della, della crescita, crescita nel 2014. 2014. Sollecitazione sulla giustizia e le riforme sono luge, come c'entrava, però questo non assume. No, l'altra volta ha detto poi che parte. Un po' spesso dici che sta vista. Ma bellissimo so. quel pezzo, allora. Santilli, nuovo presidente di Union Camere Abruzzo e ecco, Partito Democratico. Ecco, ecco qua, dai, ti, Renzo, qua, vediamo tutti dai, 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 qua ci piace, dai. di Sabatino a, Spariglia a larga, le candidature. In Allarga. campo il presidente della provincia di Teramo. Guarda, guarda che si dice: si, si lavora una, una convergenza, convergenza del partito, partito sul suo, suo nome, nome, perché giustamente è un nome eh beh, ma importante. Cose fa? Però vediamo: in effetti, la provincia senza. Portafoglio. Senza portafoglio. No, oh, leggi sono, allora, sei le sono sei le candidature. Sono le candidature, alla la segretaria. Ieri alle 20 tracci. Senti, la, la, la renziana Renzia Alexandra Coppola, vice, vice segretaria regionale, è questa, no, no. poi l'altro vice segretario, segretario Marco, Marco rapino, rapino, il segretario organizzativo del partito, Andrea Catena. Quale rapino? Eh? Catena. E catena. Quindi quello che spingerebbe, secondo il maestro della comunicazione, Francesco Marcozzi, Dalfonso, sarebbe. Catena, giusto? Il vicepresidente di Vicario del Consiglio il Comunale di Chieti, Renziano, tutta Renziano, Alessandro Marzoli, sì. Aquilano Paolo, Paolo... dell'Aventura di Aria Civati e a, a sorpresa stile, come la mamma, tutto il bacuc. e a sorpresa, il presidente della provincia di Teramo, Domenico Di Sabatini, che è il Renzo, però. Che in realtà l'anagrafe si chiama Domenico eh, Renzo Vabbè. Di Sabatini. Ma ti ricordi Lorenzo di Area Cuperliana? Attenzione. Veramente eh, lo dice, qua lo, lo dice Antonio De Frenza. Io non lo sapevo, neanche tu. io cioè, Lorenzo. Che tutti chiamavano Renzo, Renzo visto, Domenico. Che tutti, che tutti chiamavano Renzo, Renzo, compreso Alesson. E' Cuperliano, quindi sinistra. Oh, senti un po'. A me non mi pare. Vedi, la scelta dell'Avvocato di Sabatini di correre per la Segreta è la vera sorpresa della giornata di ieri. Per due motivi. Il primo Ma... è che la sua candidatura ha bisogno di una deroga da parte del lo Partito vedi? Nazionale. Mm. Deroga che non è scontata. No. Perché? Perché comunque un precedente nazionale. Anche se, un po'? Anche se, il regolamento è precedente la, la riforma delle, delle province. province. E la cosa potrebbe ammorbidire dove ci fossero le rigidità quello del discorso, Nazareno. Però, scusami, Renzi, no, questa notizia? Dice, ah, di Sabatini, sì, sì, lo conosco, ma però oh, dobbiamo fare la deroga sì ma lui com'è? Eh, premier pare che è cuperliano no 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 di no 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 se la no 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 La deve fare no 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 è di ah. cioè, no 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 la seconda è che se, su di sabatino si concentra in queste ore il lavoro dei vertici del partito regionale e probabilmente anche quello del Presidente della Giunta regionale D'Alfonso. Per una soluzione unitaria che eviti al partito il ricorso alle urne e una sì, conta interiore. Perché intera. se non ti trovano l'accordo devo fare le primarie, capito? Mm. Quindi può darsi ad Alfonso Caldeggi qui da questo articolo. Vedremo. Vedremo. Poi qua c'è sempre l'inchiesta del centro: Secondo. treno, bus o auto? Quanto costa e che cosa conviene in Abruzzo? Vai avanti però, l'abbiamo visto l'altra volta. Su, Andiamo? Sì, anche scondi under 18 e over. Quindi per te c'è over 65. Che c'è? Ho letto, solo il titolo è importante. Ancora per no però, ma il biglietto unico tarda. Eh beh, allora è inutile. Beh, beh. Allora, allora, borsi a picco, ecco qua. Ecco, qua c'è fatta l'apertura. I soldi del finto cieco restano sequestrati. Il tribunale di esame respinge il ricorso per i 110.000 mila euro bloccati dal PM. L'uomo filmato mentre legge. Non abbiamo. Sono andata a forse è saltato il <coughs> collegamento? Vediamo un po'. Ogni tanto succede alla Dorotea, più Vediamo, ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere. essere. Vedi un po', Giancarlo. <coughs> sì, sì, ce l'abbiamo. Vai, vai. Rileggi allora. Rileggi. Il, tribunale, il soldo del finto cieco restano sequestrati. Perché? Il tribunale di esame <coughs> respinge il ricorso per i 110.000 euro. No, sono io, tutto, col sì. cioè, diciamo, bloccati da PM. L'uomo filmato mentre legge i giornali. E sì. <coughs> cosa sapevamo, no? Sì. Dalla Poi l'iniziativa università, pagina Facebook dedicata alla trasparenza. Basta che ne fai questo, non sarei capace di fare un corso sul selfie, eh? eh? Sì, Sì, eh, beh, sì. Va bene, c'era di tutta l'Italia. Sì, sì. Ha avuto una Milano, veramente l'avete fatta. Eh? Alba Adriatica in centinaia <coughs> dice un addio a Elisa. Marconi chiede ai medici di andare al funerale, ma glielo vietano. Non può muoversi dall'ospedale. Ma anche dal letto, mi pare. Vertebra lombare. Poi ecco qui la politica teramana scossone della lista civica a Brucchi, Puglia e Campania. No, Sembrava, eh. Puglia, allora, e, Puglia Campana. e Campana, consiglieri dell'Ardi Dalmazzo, chiedono più risultati e diversi comportamenti e metodi politici. con una vera e propria critica. Sfiducia al Il sindaco replica. Ah. Pronto al confronto, ma l'ordine del giorno tocca a me stabilirlo, sullo sfondo il possibile passaggio del gruppo dei Dalmaziani eh, al centro E questo è, ma pure i gatti si era detto all'inizio, eh, 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 eh. non quello che faceva. Che faceva, strizzava l'occhio? dal fondo, da tutto il strizzo, pare che te Sì. Beh, sembra <ride> fare così, stai? Eh? È vero. Era l'unico che guarda la telecamera. Sfiducia di Sabatino, ma non era uno scherzo, non era uno scherzo, era uno scherzo in consiglio Le firme comunale. sono state mi, 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 mi. Minimizzate. minimizzate per evitare clamori. Ma il Presidente del Consiglio è sotto tiro Presidente perché il Consiglio comunale. si sì, lo conosco. Che ha fatto? Attacca anche fracassa. Le ordinanze contro l'accattonaggio firmate dal primo cittadino non vengono fatte rispettare. Allora, ma tanto fammi va per perché tutto questo problema? Ma così tanto ce ne stanno? Beh, eh, sì, se ne notano alcuni, soprattutto nei giorni di festa, magari quando c'è il mercato. È un, diciamo che è una cosa avvertita. Adesso. quando sì, si è fatto l'ordinanza? No, sì, puoi. Già sì. il che ha fatto, fatto l'ordinanza di bivacco, cioè per non sì. farlo stare tutti rammucchiati insieme, eh? Ma uno a uno, qua, eh? Beh, sì. Eh, credo che sia stata fatta anche quell'antibivacco. Eh, perché eh, quella alcuni sì. quella bivaccavano sì, a lungo sì, Fiume. No. Eh, vabbè, sì, l'abbiamo vista anche sì. le foto. Allora. non le tende? Le tende. Le, le tende. tende al Parco Franchi mi dicono. Le A tende. Che addirittura la notte mettono le tende per dormire e poi se ne vanno. La canadese? Sì. Poi alla Tabecrea Ricci di Teramo, lotto, Terno secco da 21.000 euro. Forse il vincitore ha giocato i numeri della morte di Pino Daniele. Mm. Nostra figlia è stata picchiata ma il PM non trova riscontri. Sì. Andiamo avanti. Beh, che fa? Beh. Petrella. Ecco. Ah, torno, il dottor Petrella, vai. Consultorio nel caos. Mi devo portare il gel da casa, è fondamentale il gel, esatto, non per i capelli, bravo. Il per fare le l'ecografia sul collo dell'utero, non ce la facciamo, la almeno un altro lettino, oltre al gel, ovviamente. Beh, 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 beh. Bello non è. No, no. Ruba un po' qua che c'era del la tossicia, Bella quella zona? È la zona. Dire, massale, è bella rubato un SUV dentro c'era un maiale appena, appena ucciso, ucciso. E mi sono stati bloccati. E quindi dispiace più per il maiale che per il suo perché non era la sua, non è molto bene, il maiale era la sua, è vero? È. Certo. Allora ricorsi in vista, campli giusti ipotizzavizi nella procedura di mobilità. E poi l'intervento la strategia rifiuti zero non prevede incenerimento. Bravo. Guarda un po' il pratitivo. Luce e qualche ombra il bilancio il delle, delle feste. feste riccioni pienone, ma manca mancata, è mancata la la programmazione. programmazione perché... Tutti sti rime fa che. Che la programmazione non c'è potuta stare Perché in una non ti sapevi, presa... eh, eh, boh, Riccioli, se non fosse Intanto eh. la Confartigianato contesta la gestione della Gran in quella maniera. Ce l'ha con te. Sì, sì. eh? Allora, poi. Dove si Ricostruzione, sette comuni firmano la svolta per le pratiche. Terra, ma altri 600, avvino la convenzione con l'ufficio territoriale costituito a Montorio. Mm -hmm. E parte finalmente l'iter per le istruttorie. Mancano ancora l'appello, 5 amministrazioni. Bello, boh. Con calma. A la tradizione, Cermignano e pensano i riti di ah, Sant'Antonio. ne San, parliamo ah, San San oggi con la, ah, con la oh, Gasparroni vedi. pure. Quindi, perché piano, piano non può venire? Assumiamo, come dire, no, informazioni. Non può venire sabato prossimo, quindi anticipiamo oggi i riti di Sant'Antonio. E poi, terzo ospite, torna in Italia, Calabrese, perché quello che succede. Come, come gestire il panico? Alle ah. piccole cose, rimanere chiusi l'ascensore in una rapina in banca, fino alle cose drammatiche Beh, del traghetto, il traghetto rimanere fuori, il, come gestire i fatti di Parigi, no? Che magari che viene sequestrato là. in eh, più drammatici, sì. ma anche quelli più comuni, come gestire i fatti questo è, questo è importante. Bravo. Bravo. So, questo eh, è a Caratv. TV eh, tutto dopo quella cosa. Brava. Tu invece <ride> vedi là. <ride> ah, bene. Eh, allora, poi. Due soluzioni per il sottopasso. Ci siamo. La ci protesta si a Molino San Nicola il di Bellante Il sindaco chiede quello più grande per noi, quello da 6. Da 6 da metri. Eh beh, insomma, anche da quattro, per motivi insomma. di sicurezza. Anche da 4 può andare insomma. bene, secondo me. Ciclo a pedonale sì. per no, 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 Poi. poi. Eh. Addio a Valentina Colonnella. Si ferma. Tutto il paese ha i funerali della bimba morta ad 8 anni. La lettera del papà dacci tu la forza per andare avanti e credo che sia vero, drammatico male, davvero piace, sì. per un fatto del genere davvero una notizia bruttissima dalla provincia quasi un milione per il Moretti di Roseto che avrà il fotovoltaico avrà. la scuola di Roseto verrà messa in sicurezza e avrà il fotovoltaico eh. poi invece a campo Campoammare di Roseto scontro frontale ma nessuno è grave la macchina è messa male poi a Borgospoltino musica per battere la fibrosi cistica Sala San Carlo, vedi che ci stava qualcosa. Il teatro di Alettare eh. per aiutare i sordi. Vabbè, insomma. Vabbè però c'era. Eh. Teatro di Alettare, Sala San Carlo, stasera a Teramo. Oggi al Gran Sasso, stand del Pascal per l'orientamento. Iniziativa del Centro Sportivo Italiano, stage della ginnasta Fabrizia D'Ottavio. Abbiamo letto questa pagina? Sì. E adesso andiamo. Vai. Beh, sì, va. Va, va di nuovo eh. a. Eh. Ah sì, vabbè. Tortore di Servizio a Scuola vuole di nuovo alla frase Arcangeli sì. che cerca due gomme. La ditta di Frosidone al centro delle inchieste del caso del pulmino che e ha perso, perso due ruote. Beh. E questo Se qua era è una foto, secondo la sì. sì, sì, dietro del comune fino a ottobre per 200.000 euro. L'ente annuncia più controlli. Vabbè. Va bene. Nuovo addio in consiglio, via buonaspeme. Ce Martinsicuro, dopo Le Angi, si rimette anche l'esponente del PD, al suo posto entra Capriotti. Buona speranza. Buona speranza. Sì, ma invece Lucio. non ce l'ha avuto e non ha avuto. Eh. Vedi questo ridente. C'è un avvicendamento. Vedi un sorridente Capriotti. Sì, sì, Capriotti, capriotti eh, sorride, baffi Guarda quanto nervoso, quello nervosissimo. <ride> nervosissimo, invece, buona speranza. A Martinsicuro, intanto torna al teatro amatoriale. E poi qui sotto, guarda un po'. Luco da 90 milioni nel piano rifiuti. Nereto, eh, Di Pietro replica Laurenzi, Laurenzi ex vice sindaco. E adesso invece all'opposizione oh, andiamo alla pagina di Giulianova eh, eh, ve l'avevamo detto, avremmo parlato di risonanza eccola qua, qua puoi fare un'altra tirata risonanza flop, l'avvio slitta ancora, mi serve il sommario però allora, da novembre i tecnici riescono, infatti ah. a novembre prima a dicembre, non riescono a definire il campo di forse nel, sì, forse ne dovrà arrivare un altro, di ah, che? di il campo magnetico, non lo so andiamo a leggere noi leggiamo, eh, quando non sappiamo bene, vai. Bisognerà attendere almeno ancora un'altra settimana per vedere in funzione. beh insomma, settimanina. Sì. In a 10 anni. Da mesi. La mesi, risonanza mesi. mobile è arrivata all'ospedale il giorno 18 novembre scorso: perché i tecnici non riescono ancora a mettere a punto il campo magnetico. La risonanza Total Body, Total Uè. Body, questo invece, invece, niente body, mm. avrebbe dovuto essere in funzione già prima di Natale, dopo il cambio di sistema di protezione Coup Cup Cap. Il problema di omogeneità al campo magnetico però che impedisce di ottenere immagini di buona qualità e certo beh, senza vedere le risonanze dovrebbe essere più, molto più Quindi persistono questi problemi eh, di omogeneità al campo magnetico. Però non sappiamo che succede, ancora una settimana. Sì, sì. Fra... È possibile che il campo magnetico abbia subito delle variazioni durante il trasporto e cioè il campo magnetico appartiene proprio a quello che strumento? Per che è una bella magneti. ferma, no? Ah. Eh, del container nel quale il contenuto appare O! Oh! Oh! Oh. che subisca delle interferenze esterne lo mettiamo subito all'interno ma eh. arrivati... più che fora, forato già <ride> sono arrivati anche dei pezzi di ricambio dalla Germania per la riparazione del macchinario ma l'intensità che si dovrebbe creare all'interno della spirale di rame che genera il campo magnetico non risulta omogenea dai Bene. prima delle vacanze natalizie i tecnici della fora forato la insieme forato ai la medici fora. responsabili della radiologia dell'ospedale Giuliese abbiamo fatto delle prove di risonanza facendo posizione dei volontari nel macchinario e allora e si erano accorti che le immagini che ne risultavano non erano di qualità ottimale. E capire l'ospedale come siamo messi? Eh? Nella peggiore delle ipotesi, anche se la disfunzione del campo magnetico è tecnicamente risolvibile, la ditta potrebbe pensare a inviare direttamente un altro container con una nuova risonanza. Beh, su, facciamolo, giusto? Tu si sente perdere tempo. Eh? Beh. Vogliamo leggere qualcos'altro? Sì, vabbè, cioè, diceva proprio gli orari. Sì, stagio, inagibile. stagio inagibile, parte sì. il processo, il sindaco dirigente sotto accusa per l'apertura del Fadini prima, prima dei, dei lavori. lavori. Bene. 24 ah, marzo. Parco sporco. Parco sporco, le mamme in allarme. Proteste per i giochi rotti e pieni Perché di... E gli escrementi, escrementi della, della Bambinopoli. Bambinopoli. Poi via libera alla pista ciclabile. Piazza d'Almazia si cambia. Eccola qua. L'abbiamo detto prima come. L'abbiamo detto prima come. A Roseto diventa Prego. una città a prova di attacco cardiaco. Pavone come si tutela con il defibrillatore. Mi sembra da dire fussa sante parole, beh. giusto? Cinque defibrillatori pagati dal comune saranno beh. collocati in punti strategici r'Abruzzo amore. E Abruzzo amore terrà dei corsi aperti a tutti per insegnare e bravi, a contribuire per Bene bellissimo. questo quando fa Pavone bisogna dire. Sì. Pineto il calendario raccolta e rifiuti si vede sul telefonino. Vabbè su. Dai. Poi... <ride> si costa, lo sai come va. No? Sirvi, allora <ride> le scogliere sono... importante che funzioni. Eh, questo te, è. Poi il telefonino no. Ma basta che eh. passo... Uh, Tea, mi raccomando, e eh, quando arrivi. La regione è sicura, sarà realizzato un solo pennello verticale. La lotta all'erosione. Va bene. E poi... L'ospedale di Atri, PCL. Il PCL, Partito Comunista dei Lavoratori. Occupazione sciopero della fame per il punto nascita, come vedi. Bene. Nulla cambia. Allora, un titolo per il. Un titolo per, per, per provincia che siamo sì. a 25, dai. Bomba distrugge l'ingresso di eh. di del Esplosione circolo. Bomba distrugge l'ingresso del circolo. Esplosione nella notte a Città Sant'Angelo nel Mirino, un locale latinoamericano. Danneggiate anche le attività vicine. Bene. L'aquila. Tuccia, condanna definitiva e carcere. Quindi devi farlo solo. Sì, sì. sì. Inflitti, tu rovina la vita, Sette boh. anni e otto mesi. Per Beh, una. Insomma. Una violenza carnale di quello. Perché fu eh... brutto, per la verità. Sì, più, nel, sì. Nella... No, più che in senso la neve, il freddo, il sangue, no, fu questo brutto. ricordiamo. Cioè, fu fu bruttissimo. Bruttissimo, bruttissimo, Allora, andiamo? Quindi, in frizzi settembre, a mesi all'ex militare, il procuratore dice in questa vicenda la realtà sì. ha superato qualunque film dell'orrore. Quindi, insomma... È stato duro, eh? Beh, beh. Allora, poi che abbiamo? Chiedi. Ma tre perquisite cinque società napoletane, questa è famosa inchiesta, no? Sì, l'inchiesta sul troppo. di terra porta in campagna, blitz della polizia, un operaio licenziato da Colanzi, la gola profonda che in guida dice, Sindono, <ride> beh, caro Colanzi, malte ne incolse. E quella era la, bella, la nostra riscarica, era il, il fiume. fiume. Eh. Vabbè. E di prima annuncio la grande festa elettorale. Certo, mi viene da dire, ma... Non veniva licenziato, non si sapeva, quindi no. la discarica del fiume andava in più. Ma il di primi annuncia la grande festa eh, elettorale, il sindaco indagato convoca di sera. La maggioranza spiega sì. l'inchiesta, dice sì. 100 e fissa per le fine mese allo, allo scalo sua. Ma come il giornale invece aveva detto che voleva sì, Però se, sono, mi di, se, mi danno, se mi il centrodestra mi mm. danno appoggio, io vado. Mm -hmm. La, con la convenzione. Poi invece pare che già abbiamo. Ha... Eh, eh. Ok. Viene, viene, viene. Vabbè. vabbè. E noi andiamo avanti. Oh. Intanto guardate un po' chi è riuscito il, lo scenografo. Siani, di cui è nato il film Record di Incassi. E di Silvi, ne abbiamo parlato lo scenografo course. per il successo si accettano miracoli, la comicità di Alessandro ricorda quella del grande Troisi, già detto, del campione di Incassi. Va. Vabbè, Poi tutti gli appuntamenti Va. Vabbè. in regione. Vi sì. segnalo che intanto l'ultimo disco di De Gregori, ma no, questo non riguarda la nostra regione, ma è I di plati. Platino, che è il maestro, è il maestro. <ride> con l'album Viva Voce... lo so, però se ne vendi, prima di Platino era più, più alta la percentuale... Beh, vabbè, ci vendevano poco. 100.000 euro. 100 mille, po 100 digi, sì. dischi. Morandi, Pavone, tutti li prendevano. Eh, non so. Allora, Serie B, lo sport, il calcio... il grosso? Si complica. Ah, perché del grosso... Non del grosso quello che si chiama Ma sta del grosso chiesto. quelli Sfattendo. di... Stava, tava, tava, di Serie A. Ma di ma f... quelli di Giuliano. Eh, ah. Difficile arrivare al terzo dell'Atalanta. Il tecnico ha chiesto il baby del Cagliari, il Sassuolo punta Politano, piace Piacerossi della Tiene, Mediano Coppola del Cesena. ma ne piace un po' troppo. Meglio scegliere, eh? beh, 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 beh. bello non è. Poi andiamo di qua? Sì, 34. Ecco. L'ancione del playoff, ma il mercato, e quindi bisogna che gli lavori votano per i rossoneri. Però avvertono, meglio non stravolgere la squadra, funziona così bene. Bra, eh, bravo, bravo. Ecco e siamo ecco a Teramo. L al, l al, partitone, che non, non l'abbiamo trovato. il partitone erano all'esame Pisa, scontro che profuma di B. Bivarini, Oggi in portale. campo alle 14.30. Che questo 14. E lo sì. voglio dire. Ma il campionato si deciderà ad aprile, quindi in ultima... Caidi sostituirà te per contrastare il gioco aereo del Bomber. Arma, si chiama Arma, è vero. Arma. Sì, sì. Mm. A piano down sono 3.000 tifosi toscani. Solo in sono genere per adesso perché hanno vietato sì, l'osservatorio, sì, cioè hanno vietato. Hanno detto i tesserati: sì, la possono fare, sì, però insomma, non va bene. Vogliamo dare formazioni? No, va bene. Vogliamo vedere gli arbitri? L'arbitro, sì, l'arbitro allora, è l'ho detto, fiore di Barletta, era un pisa, fiore di Barletta. Ora invece, L'Aquila alle 15.00. Marini di Roma, che poi è esperto. Andiamo un po' a vedere le altre cose adesso. Ronci è Serie D Chieti, c'è Celander, Pisani, l'attaccante in capo domani, San Nicolò, Tanti su Stivaletta. Sì, ma Giuliano, Manguurigo, Manguurigo? Sì, eh ma è no, so, eh, un, so, un po' basso addirittura, che ha su. preso Vullo. Abbiamo letto ieri, eccolo qua, Vullo. E Giuliano, Manguurigo? Meno noi per la verità, però, intorno, ieri abbiamo andato un pezzo ieri. Cioè, che Giuliano, no, Però. I giocatori hanno accettato la, la proposta del presidente passare. di rinunciare a tre stipendi, che non eh, è una cosa Dilo. normale. Com'è che hanno è, fatto? Hanno rinunciato a tre stipendi i giocatori del Giulianova sì. ma quelli vecchi no questi, di questi, questi... attuali quelli vecchi lo vuoi invece quelli hanno detto sì per e fare perché? in modo di poter arrivare fino alla fine beh se no hai capito La crisi va bene è una bella però, cosa non che non hanno fatto parlo. i giocatori beh, questo andava esagerato secondo me però vabbè. direi che è esagerato eh, però si è fatto arbitri arbitri serie D Barriola di Piacenza chi è, chi è? non ne so di più secondo anno Barriola di Piacenza sì vabbè. gli altri abruzzesi lo vogliamo vedere Chieti Termoli Catucci di Foggia Catucci San Nicolò Fermana, Bendandi di Ravenna. Ma è impronunciabile. Bendandi. Buongiorno, chi sei? Sono Bendandi. Bendandi. Ma Maceratese Celano, parrella, per... parrella, parrella, ma non so. Di sappiamo, Battipaglia. Sai? Di Battipaglia. Ah, e vi spesero a Miternina, già che dobbiamo dire tutte. Tutti. Di Cairano, di Ariano Irpino. C'è la miseria. In un intreccio di... In di nome e cognome. Poi Eccellenza Vastesi ora spera in Vecchiotti. Beh, però, Vecchiotti. L'aquila? L'Aquila. Zavettieri reintegra la Pacilli. L'attaccante pronto a partire dall'inizio. Già oggi nell'anticipo di Gubbio, allenamenti chiusi alla stampa e dai, queste cose inutili. Eh, zero, vabbè, possiamo contrarre tutte le limitazioni. In promozione Treville siamo una società seria, beh. Meno male. Calcio a 5. A ah, questa ponte si scatena a sesto. Bravo, torna la serie A, palla nota al via Original Marinse e Bustini Busti, e Bustino. Ecco il basket. O oh, che... poi ti devo portare i saluti in riferimento all'ultima pagina del centro. Poi te, te li devo portare. Pumadore, eh, eh, bravo. Eh. Allora, ha detto ha detto lung... Detto da lui, poi, no. Non sarebbe giusto, eh? Non lo dovrebbe dire a nessuno. Detto, non lo dovrebbe dire però ha detto per te lunga te che, ha, vita. che ha una particolare simpatia per te. Lunga vita, Francesco Marcozzi. Non mi anche perché lo sai che, lo, lo sa lui che se succede angelo della matruna, anche perché lui sa che se succede, andiamo da Gennardini. <ride> eh, no, eh. <ride> Ma loro sono amici. Però avete che vuoi fare un giro per terra per salutare? Potrebbe prenderti Angelo sembra a 150 anni, Francesco sì, a, volo, a volo e poi ti torna Angelo del Pompadosso. detto fiore. tanti saluti. A Francesco perché lui non la vuole Fatto, leggere mai. Angelo. Angelo non la vuole, perché leggere mai. vuole leggere, lui vuole leggere altro delle Angelo ci, ci terrebbe, sì, eh. certo, anche per sapere fosse sfuggite che cosa? Saluti yeah. ad Angelo. Mari Basket domani il derby in serie a due silver Marini, carica Roseto chieti con Saffold L'ala degli Sharks dice i nostri tifosi saranno determinanti. Intanto cambia lo sponsor è tornata la McEnergy. Da Gagne che è? Eh? E poi la Proger punta sull'americano a rischio taglio. Mm, però è a rischio taglio. Beh. Poi Serie C, Camp ingaggia fattori. Oggi in campo Ortona e Pescara. Pallamano riposano le donne. Sfida testa a coda a Città Sant'Angelo. Volle in B1 c'è la D'Annunziana. B2 maschile. Montorio a Viterbo. Abbiamo letto tutto. 8 e 32, grazie, la precisione di è quasi, minuti, 32, quasi Svizzera. minuti di ritardo. Grazie, grazie a tutti, noi Ciao, ci vediamo prima di tutto sabato prossimo invece con poco ci vediamo con la no, TV tra tra poco, vediamo, con, tanti con tanti occhi, le cose tanti interessanti. E anche il freddo, il freddo di di al è di Giuliano. C'è la sigla, c'è la sigla.